insieme l'appuntamento domenicale. Questa sera sono con Margherita e Vania dietro il teleschermo. Da Bergamo Dario e Francesco stanno portando avanti una grande mostra iniziata ieri. Vi invitiamo a visitarla, Bergamo Antiquariato, fino a domenica prossima. Grazie a tutti coloro che hanno già confermato la settimana scorsa, grazie a chi tutte le domeniche sarà con noi per tutto l'anno, la trasmissione dalle 17 alle 21, i canali sono il 126 del digitale terrestre, 823 di Sky, 821 di Sky, www.arsantiquasrl.com per seguirci in streaming. Siamo con voi, abbiamo acquisito opere molto, molto importanti anche questa sera, per cui siate pronti, 02 29 52 90 57 il numero da comporre per entrare in diretta e stare con noi. Allora, Vania, ricordiamo anche naturalmente l'appuntamento del martedì sera, ci è fatto piacere incontrare collezionisti moderni e contemporanei in fiera che ci chiedevano: ah, non vi vediamo più? No, naturalmente torneremo con voi da domani sera, da martedì sera, dalle ore 21 alle 24. Andiamo subito a fare una panoramica delle novità, sono molte questa sera, a partire da una ricca collezione di sculture in terracotta, davvero molto molto interessante. E allora darei proprio l'inizio della nostra trasmissione, visto che molti sono i collezionisti che ci seguono, sulle sculture, special modo in terracotta. Abbiamo un trittico, la prima al centro è Margherita, il nostro Sant'Antonio da Padova. Molto interessante non solo la manifattura che vedete, ne esalta l'espressione serafica di colui che ha incontrato Francesco ad Assisi, ne è divenuto confratello dopo una lunga vicenda che aveva portato dal Marocco, dalla Spagna, dal Portogallo, appunto fino in Sicilia per un naufragio. La racconteremo questa sera. La richiesta economica, Margherita, per la nostra terracotta di Sant'Antonio da Padova, tra l'altro la sua classica iconografia con il saio francescano, lo vedete, il libro e il Bambin Gesù, molto significativa la gestualità delle tre dita che appunto indicano il gesto benedicente. La richiesta economica è di 2.900 euro. Siamo in diretta, sono opere che ho tenuto specificatamente per voi, non sono state portate a Bergamo, quindi non perdetele, come non perdete la proposta successiva, che è estremamente interessante, lo vedremo dalla telecamera, dal vostro video, perché è una terracotta bolognese del XVII secolo, è il San Pietro che appunto dialoga con San Paolo che dialoga con San Pietro, lo vedete seduto su questa roccia, la chiave ne è il simbolo chiaro ed evidente, appunto il suo attributo, colui al quale Cristo affidò le chiavi della Chiesa. E quello che ci importa a riferire è il dipinto di Guido Reni del 1605-9 della Pinacoteca Nazionale di Brera, qui a Milano, che va messo in relazione a questa opera. Anche qui la richiesta è 2.900 euro. Si tratta di un dipinto di Reni celebre, nel quale coniuga la conoscenza dei Carracci con quella caravaggesca. Sarà una serata ricca anche di suggestioni relative al mondo della pittura. Andremo a Venezia, abbiamo già incontrato insieme il Ponte di Rialto di Vincenzo Chilone, andremo ad osservare poi il numero 8, che è questa opera di un seguace di Giacomo Guardi, porta un'antica attribuzione del professor Malagutti qui di Milano a Giacomo, noi lo attribuiamo a un seguace di Giacomo, quindi per cui lo facciamo scalare già nel XIX secolo, è un quadretto delizioso che raffigura la palladiana San Giorgio Maggiore, quell'opera nella cui magnifica architettura si trovavano le nozze di Cana di Veronese che Napoleone portò al Louvre. È una delle novità di questa sera, 5.500 euro è la richiesta, per cui 2.900 le terracotte, 5.900 euro il seguace
scusi, 5-5, il seguace di Giacomo Guardi. Figurette magnifiche, vedete, a macchietta, sia quelle che si trovano sulla laguna, quelle che si avvicinano invece al vero e proprio porticciolo, opera che andremo a osservare anche in relazione ad un'altra interpretazione, che è quella numero 3, Vania, che andiamo subito a vedere. Anche questa è del XIX secolo. In questo, però vorrei che osservaste la differente connotazione, soprattutto cromatica. Da una parte abbiamo quei toni guardeschi che sono di una Venezia ormai al tramonto, che sta per celebrare la fine di una lunga stagione appunto relativa alla Repubblica, e che Guardi, Giacomo, Francesco sanno interpretare con un pittoricismo particolarmente carico anche di valenze preromantiche, e questa invece pienamente romantica, dove addirittura il maestro gioca con queste tenui cromie rosate sullo sfondo, che riflettono non solo le facciate dei palazzi, ma anche quelli naturalmente di San Giorgio Maggiore. Ed è un continuum, vedete, è un coinvolgimento anche emozionale per lo spettatore, quello di immergersi nella laguna e di apprezzarne l'affascinante bellezza. Venezia, la laguna, San Giorgio in questo caso Maggiore, furono naturalmente mete prediletti dei viaggiatori del Grand Tour nel 7 e nell'Ottocento, tanto da favorire un sempre più crescente mercato di vedute. Guardate, ecco quanto sia analitica la raffigurazione dei personaggi sulle gondole, sui velieri. Vediamo quello battente bandiera francese. Naturalmente Venezia era un luogo strategico anche dal punto di vista commerciale. Andiamo dall'altra parte del nostro... Margherita, poi quando è pronta quei prezzi, li daremo subito, anche delle altre opere. Questo è un Vallù firmato 1700... Allora, la Venezia numero 3, 2800 euro. Poi abbiamo il Vallù, che andremo a leggere insieme tra poco. E questo è, pensate, il pittore dei reali di Francia, dei reali di Spagna, un pittore che venne in Italia, si era formato a Nancy, poi a Parigi presso lo zio materno e poi appunto all'Accademia di San Luca a Roma. Osservò i grandi ritrattisti, guardate la magnificenza della nostra composizione, ed in particolar modo vi invito ad osservare la firma qui in basso a sinistra e la data: Louis Michel Vallù, 1730 è la data del nostro ritratto di giovane fanciulla. Tra l'altro è estremamente rara l'iconografia relativa ai bambini, ai fanciulli, e Vallù fu il pittore di corte poi, dopo aver osservato i modelli di Rigaud, di La Riderie, venne proclamato il pittore di corte non solo di Francia ma anche di Spagna. E ricordiamo anche la sua attività dopo Roma a Torino per la corte sabauda, grande ritrattista che sa indicare con esattezza i dettagli non solo fisionomici, il volto, lo sguardo, ma anche e soprattutto la straordinaria resa del costume di questa giovane fanciulla, che vedete sostiene un tamburello. La richiesta economica per il dipinto firmato e datato di Vallù è quella dei 16.000 euro. Stiamo parlando del ritrattista ufficiale della corte francese. Ci spostiamo poi dall'altra parte dello studio, vedete stiamo un po' muovendoci, bella anche la cornice naturalmente che lo inquadra, il formato ovale è quello classico della ritrattistica aulica ufficiale. Salutiamo anche da Parigi, che ci segue la signora Chris, che è una collezionista e una collega anche che ha una bella galleria d'arte sulla Rive Gauche. Saluti, questo è un quadro
che certamente potrà interessare anche i suoi clienti. Io sono stato a Parigi nelle gallerie d'arte della Rive Gauche, devo dire che dopo aver chiesto 3 o 4 prezzi mi sono arrossito e ho fatto retromarcia con umiltà e chiedendo scusa quasi per il disturbo. Qui ad Ars Antiqua è tutto naturalmente diverso, siamo una grande famiglia, ci conoscete, siamo operosi 7 giorni su 7 nello showroom di via Pisacane e ormai lo sapete tutti, trasmettiamo dai nostri studi, siamo in tutte le fiere, Bergamo fino alla domenica prossima, internet, portali italiani ed il nostro sito, per cui avete tutte le carte in regola per poter avvicinarvi a noi senza quei timori, quelle talvolta eccessive preoccupazioni che una galleria può suscitare talvolta. Qui le porte sono aperte, anzi siamo noi, Margherita, ad invitare spesso gli amici o coloro che passeggiano nel nostro Art District di via Pisacane ad entrare in galleria. Abbiamo un amico da Legnano che ci chiedeva l'annunciazione, ha acquistato una bella scena pastorale la settimana scorsa, forse ci converrà diglielo, Margherita, fare una chiamata, perché pensate, qui sono talmente tante le opere che non trovavamo il dipinto e non si tratta di una miniatura, i nostri cavò, ed ora ritorna. Siamo nel 600, attribuito ai fiamminghini, che sono i della Rovere, sono una famiglia di pittori di origine fiamminga, ma formatosi in Lombardia. A contatto di quella riforma pittorica che Carlo e Federico Borromeo andarono attuando in stretto legame ai dettami del Concilio di Trento, e che qui vediamo così ben espletata in questa narrativa raffigurazione di uno dei temi sacri più affascinanti, quello della annunciazione. All'interno di un ambito domestico, questa è la prima caratteristica che voglio indicarvi per la nostra annunciazione. Maria, inginocchiata su un elaborato inginocchiatoio intagliato con volute di putti, lo vedete, per cui subito il maestro è estremamente analitico, ci racconta i dettagli, d'altro canto è di origine fiamminga, ma guardate il fascino e l'eleganza di quel broccato verde e oro sul quale, un po' come l'annunciata di Antonello da Messina, è collocato su di un leggio ligneo il testo sacro che Maria stava leggendo e dal quale si distoglie con devozione, con umiltà, ed ecco la testa inchinata, le mani sul petto, al subitaneo apparire della figura dell'Arcangelo Gabriele che con, vedete, una delle mani indicante il cielo, la volontà divina, cielo nel quale si ritrova anche la colomba raffigurante lo Spirito Santo, appunto entra in scena per annunciare quella che sarà la sua maternità, la venuta del Cristo nel suo grembo. Fermati Vania, perché vorrei che gli amici osservassero queste pennellate corpose tanto nel panneggio quanto nel piumaggio, nei toni bianchi e rosati che lo rendono molto molto affascinante. Io direi di chiamare il nostro collezionista. Allora, la misura della tela è di 101 centimetri per 142. L'opera è di scuola lombarda, nei modi e nella maniera dei fiamminghini erano due fratelli, Giovanni Battista e Giovanni Mauro della Rovere, attivi proprio tra fine 5 e inizio 6. Sono i pittori dei grandi cicli della Milano di Carlo e Federico, influenzati prima da Lomazzo e poi, lo vediamo, da Camillo Procaccini, lo vediamo in queste evidenze dei panneggi molto marcati, giocati su toni gialli, rossi. A chiudere questo spazio lasciato dai due protagonisti, la richiesta è 5.500 euro soltanto per questa grande annunciazione, si trova il nostro vaso di fiori. Vedo già dalla regia ci stanno chiamando, il vaso
che è una natura morta a tutti gli effetti, tipica del 600, con un vaso ben elaborato. 5.500 euro è il dipinto dell'Annunciazione. Spostiamoci ora davanti a un'altra delle nostre magnifiche proposte, o meglio sono due pittori precisi. Andiamo subito al numero 13. Questo è un quadro da Pinacoteca, è un olio su tavola. Margherita, se potessimo già mandare i primi riferimenti al grande maestro cremonese che qui vi sto per presentare. È un inedito, si tratta di uno dei maestri lombardi che per primi si trasferirono a Roma acquisendo i nuovi stilemi neoclassici e che con questa vergine molto bene riporta alla luce i modelli di Guido Reni. Si tratta di Giuseppe Bottani, pittore cremonese, nato nel 1717, che stiamo osservando. Osservino la qualità dello sguardo colpito dalla luce, l'intensità dello stesso, la bocca socchiusa, pennellate molto rigorose, 41x50, di colui che si era formato, seppur di origine cremonese, a Firenze, nella bottega di Antonio Puglieschi e poi di Vincenzo Meucci, e che nel 1735 era giunto a Roma, dove completò la sua formazione con Agostino Masucci, appunto. Dalla regia manderei i confronti. Adesso già chiamano i nostri telespettatori, allora andiamo avanti raccontandovi di questa tavola. 7.000 euro è la richiesta, stato di conservazione eccezionale, quadro da Pinacoteca che infatti vi farò vedere tra pochissimo in rapporto ad un'opera che si trova a New York al Metropolitan Museum. Altre opere di Giuseppe Bottani le potrete andare a visitare alla Pinacoteca Sabauda di Torino, alla Pinacoteca di Brera, al Palazzo Ducale di Mantova. E infatti proprio a Mantova nel 1769 si era recato il maestro. Abbiamo tutte le linee piene. Vania, vai pure a rispondere all'altra, grazie. Arriva Vania. Chiamato per volontà di Maria Teresa d'Austria, Mantova faceva parte dei domini austriaci del Lombardo-Veneto, come insegnante di pittura e come direttore dell'Accademia, appunto, d'arte di Mantova. Vi dicevo, durante la parentesi romana, il maestro aveva eseguito una serie di ritratti, alcune pale d'altare, alcune si trovano tra l'altro a Pontremoli, osservando da una parte il nascente neoclassicismo e dall'altro la pittura marattesca. In quest'opera si evidenzia però naturalmente il riferimento anche ai grandi emiliani del Seicento, che giunti a Roma sulla scia dei Carracci andarono a perpetuare nel tempo quell'istanza di bella pittura basata sul disegno, sull'Accademia, che proprio Bottani seppe interpretare nelle sue opere. Adesso Margherita è con clienti al telefono, per cui siamo un attimo in sospeso per il riferimento alle immagini, ma questo serve perché voi osserviate la bocca socchiusa, come vi dicevo. La vedete? Il colpo di luce nel naso. Questi occhi sostanzialmente voluminosi, se fossero del 500 sarebbero gli occhi di un bronzino questi. Infatti Bottani era stato anche a Firenze nella sua prima formazione. Guardino il leggero variare del chiaroscuro sul possente collo di Maria, e qui proprio in questa possenza, amici, possiamo interpretare in questo volume, in questo rigore disegnativo, il riferimento al nascente neoclassicismo. Qualche centimetro a fianco si trovava un'opera straordinaria, si trovava quell'Apollo del Belvedere,
che vi presentammo per 2 o 3 domeniche, un'opera da vedersi dal vero. E devo dirvi, venerdì sera il primo collezionista con la C maiuscola è entrato nello stand, è stato da me accompagnato ad osservare quella straordinaria scultura che si trova qui e non l'ha perduta per nulla al mondo. Non ha finito di visitare lo stand e andrà in una collezione svizzera molto importante, su una scala, e ne siamo da una parte felici, dall'altra lo rimpiango perché è una scultura bellissima. Ecco, quel linguaggio neoclassico di purezza formale è quello che si riscontra, lo vedete, nel nostro Bottani. È un dipinto su tavola, Margherita appena ha terminato, ma chissà mai che arrivi una chiamata e anticipi addirittura la messa in onda dei riferimenti. Tu Vania sai andare in regia e... Ma andiamo ai confronti, allora siamo riusciti a liberare Margherita dai telefoni. Eccoli qua. Questa è la Madonna col bambino, Margherita. No, scusate, è la Vergine. Passata sul mercato antiquario fiorentino e pubblicata dalla Fondazione Zeri nel proprio archivio fotografico e abbinata proprio dallo studioso alla cartellina del Bottani, quindi assolutamente... Allora, guardate sostanzialmente l'assoluta analogia del movimento della bocca, vedete, quasi ad arco, la vedete? Le labbra sovrastanti hanno un andamento ad arco, si abbassano, si alzano, una piccola linea concava e poi ritornano dall'altra parte, morbide sotto. L'occhio che, vi dicevo, ecco, bravissima Margherita, questa è un'immagine di grande, grande effetto. Vedete anche i panneggi piuttosto pronunciati, quasi si susseguissero con ritmo, come avviene nella Madonna di Bottani, ma è soprattutto il volto che davvero, davvero pare sovrapponibile. Guardate anche l'impostazione del naso, il colpo di luce sulla sua punta o le sopracciglia con quella linea marcata e molto molto netta. Amici amanti della pittura, vi sto presentando a 7.000 euro un Giuseppe Bottani che deve fare impazzire gli amici lombardi, toscani, romani. Avanti con la prossima immagine di confronto, che è quella che si trova al Metropolitan Museum di New York. Si tratta della partenza di San Paolo e Eustachio per la Terra Santa. E vedete la Santa al centro, vedo che tutti qui nello studio, anche il direttore, buonasera, osservano con grande attenzione il riferimento. Guardate, voilà, che magia. Questa sarebbe stata l'opera del sipario di questa sera, se non altro che desideremo mostrarvi un complemento d'arredo differente. Vedete, anche i panneggi sono panneggi profondamente classicisti questi, forse fatti utilizzando anche dei manichini, dei modelli di riferimento molto molto chiari. Questi occhi rivolti al cielo, questa bocca socchiusa, e anche nel dipinto del Metropolitan Museum di New York si evince con chiarezza proprio questa linea che vi dicevo. 7.000 euro, 41x50, opera inedita di Giuseppe Bottani, 1717, Mantova, 1784. Abbiamo ancora delle opere, non credo? Ecco, abbiamo quest'ultima ancora una volta per riproporre la stessa figura di Maria che vediamo in questa assunzione. Vedete i giochi dei panneggi, gli occhi rivolti verso l'alto. Signori, questa è un'opportunità che avete, unica, dopodiché l'opera sarà, come per l'Apollo che vi dicevo poc'anzi, proposta, o come l'angelo stesso che vi presentammo 2 settimane fa, anche quello, Bergamo, messo nello stand ieri sera, un giovane collezionista che saluto, amico Enzo e Nadia, non se lo sono certo lasciati sfuggire. 7.000 Bottani a 18.000 euro, invece abbiamo un De Ferrari da favola, verrà pubblicato dal professor Sanguinetti nella monografia relativa al pittore. È un Bottani che, amiche ed amici, ci interessa perché va collocato davvero nella sua fase di passaggio tra
la cultura strozzesca, Bernardo Strozzi, il colore, e invece quella più vandicchiana che ne seguì, intermezzata però dallo sguardo rivolto a quel linguaggio che da Roma si era diffuso prima in tutta Italia e poi in tutta Europa, che era la grande rivoluzione caravaggesca. E De Ferrari può osservare Caravaggio nel suo piccolo breve soggiorno del 1605 nell'estate di quell'anno per i Dori a Genova, lo può leggere attraverso le opere di Borgianni, piuttosto che di tutti quei pittori caravaggeschi, gentileschi in primis, Orazio, che lasciarono a Genova, a Savona, in Liguria, le proprie opere. O, ancor più, il caravaggismo che risulta evidente nella nostra pala raffigurante Maria, Bambin Gesù, San Giuseppe. Il caravaggismo poté giungere direttamente dal viaggio a Roma, in quanto nel 1634 De Ferrari è nominato tra gli accademici di San Luca. E qui lo vediamo nell'intensità dell'espressione, entriamo a leggere la nostra pala, nella intensità delle espressioni, nella capacità di giocare sul chiaroscuro, apparire proprio questa conoscenza della pittura di Caravaggio. Siamo in diretta, amiche ed amici, vi invito a comporre il nostro numero di telefono, 18.000 euro, bella anche la cornice, questa è un'opera da Pinacoteca, infatti credo che Margherita vi potrà mostrare tra pochissimo i riferimenti. Tra l'altro va individuato, guardate anche i volti dei cherubini, come partecipino con umanità. Andiamo a vedere la parte celeste. Pittura genovese, una pittura carica di colore, ricca. Ecco, vedete come sono materici i colpi di luce. Nasce a Genova nel 1598, muore nel 1669. Siamo con un'opera 128x100, 18.000 euro. L'impianto monumentale, la forza espressiva, i dettagli, guardate quel panneggio bianco che davvero recupera i bianchi straordinari di Orazio Gentileschi, per esempio. Vedete? Che fanno dello splendore della luce sugli stessi uno degli elementi più caratteristici. Probabilmente pala destinata ad un importante edificio religioso, ad un palazzo, quella che vi stiamo presentando. Andiamo a 18.000 euro e poi vedremo i riferimenti, che sono quelli soprattutto del Museo Diocesano di La Spezia. Vado a salutare subito l'amico Giuseppe che ci segue da Fezzano, gli amici di Spezia, la signora Samira che è una vicina di casa di Giuseppe e che appunto apprezza molto la pittura genovese. Siamo in diretta, andiamo a vedere anche altre due opere, cambiamo il mondo. La storia dell'arte è bella perché ci porta attraverso il tempo, una sorta di macchina del tempo che ci porta indietro o avanti a seconda delle opere che presentiamo, legate alla storia, al costume, alle emozioni dei pittori, al contesto nel quale le stesse venivano realizzate. E ora vi porto non solo indietro nel tempo, ma vi porto verso un luogo che spesso abbiamo citato, quale polo alternativo alla pittura italiana, soprattutto nell'antico, e mi riferisco a Bisanzio, l'antica Costantinopoli, la città di Costantino, la città che vide lo scisma, la scissione tra l'impero romano d'Occidente ed Oriente e che per secoli con l'impero ottomano, dal 400 fino agli inizi del 900 con Ataturk, divenne un polo alternativo spesso in contrasto, in conflitto, come abbiamo visto nelle molte battaglie presentatevi, con l'Europa. E signori e signore, guardate che
magnifica veduta di Istanbul, ho il piacere a 4.500 euro di presentarvi questa sera. Il Corno d'Oro è il luogo dove si trovano i monumenti più importanti, dal Palazzo Toccapi, che era la residenza dei sultani, alle moschee di Santa Sofia e la Moschea Blu, che vediamo sullo sfondo. Sono stato in questi giardini 4 giorni fa e devo dirvi che avere individuato un dipinto del XIX secolo che raffigura tutto il Bosforo, il Bosforo è tra l'altro quel luogo nel quale l'Europa e l'Asia si incontrano, dei ponti magnifici, una città molto poetica, e che qui vediamo nei suoi monumenti più rappresentativi. Attenzione, le Istanbul sono richiestissime dal mercato a 4.500 euro. Avete l'opportunità di portare in collezione una veduta che in Turchia avrebbe dei successi incredibili. Allora, sì. Vedo che... Oh, quante chiamate che sono già arrivate? Su cosa siamo, Margherita? Allora, andiamo a vedere il De Ferrari. Andiamo a vedere il De Ferrari perché è uno dei grandi maestri che hanno scritto la storia della pittura genovese. Lo ripeto, sarà opera pubblicata dal professor Sanguinetti nel suo volume relativo al maestro Orazio De Ferrari. Allora, soltanto un'expertise di un grande studioso ha una cifra naturalmente importante che voi non dovete pagare. L'opera andrà sul catalogo, per cui non solo avete l'expertise, ma avete il libro che parlerà a voi quando andrete a osservare con piacere la sera, magari con un faretto, questa grande pala. Parlerà a coloro che un giorno saranno interessati a quest'opera da un punto di vista culturale, da un punto di vista anche eventualmente commerciale. Perché parlavo con molti amici in questi giorni a Bergamo di come l'arte di per sé stessa abbia un valore assoluto che prescinde poi da quello che andrete a riacquisire vendendo, qualora ne abbiate necessità, le opere, ed è il cosiddetto dividendo estetico. Ogni giorno vi daranno un'emozione, vi trasmetteranno dei valori a voi collezionisti, alla vostra famiglia, a chi entrerà nella vostra dimora ed osservando alle pareti ciò che apparirà, capirà anche il vostro animo, la vostra personalità. Noi siamo quello che le nostre case rappresentano, a voi scegliere se cogliere le opportunità. Vania, soffermati un po' a tua scelta su questi brani di pittoricismo magnifici, perché sono alternati con grande sapienza l'uso del colore. Guardate questi rossi, questi boccoli d'orio del bambino Gesù, a poi i giochi di ombra e di luce. Siamo in diretta a 18.000 euro, uno dei maestri, abbiamo un'altra chiamata, più importanti del panoramica, Giovanni Andrea De Ferrari, del panoramica, avevo detto Orazio, erroneamente pensavo Orazio Borgianni, che influenza il nostro maestro, uno dei grandi pittori del secolo d'oro della pittura genovese. Il 600 è per Genova una stagione di grande, grande successo. Rubens, Van Dyck, Caravaggio in apertura di secolo, i fiamminghi che, attratti dalle committenze importanti dei Doria, per esempio, ma di tutti i pallavicini, delle grandi famiglie genovesi, giungevano in Liguria, a Roma, a Genova, dando un grande apporto a questa cultura che era partita dalla lettura dei manieristi di fine 500 locali, ma che si era arricchita soprattutto dall'esperienza di Rubens e poi di Van Dyck, suo allievo prediletto. Ne era andato in bottega giovanissimo, poi aveva preso una propria strada, Anton Van Dyck, e che dipinse straordinarie opere, soprattutto ritrattistiche, nella sua parentesi genovese, per poi andare in Inghilterra e divenire appunto il pittore dei reali inglesi. Ripeto, il caravaggismo che qui osservate giunge attraverso l'esperienza romana. Nel 1934 è iscritto all'Accademia di San Luca e a Roma, girando da una chiesa all'altra, certamente
De Ferrari aveva rivolto i suoi sguardi estasiati a quelle opere che un pittore lombardo, Michelangelo Merisi da Caravaggio, a partire proprio dall'inizio del Seicento, aveva. Federico è in conferma il De Ferrari al nostro amico di Alghero. Oh, carissimo, guardi, spero questa volta di venire io ad Alghero. Bravissimo, tra l'altro la Sardegna e Genova sono legate strettamente, per cui è anche un quadro molto colto dal punto di vista della sua collezione, perché rimanda a quello che, alzando gli occhi verso nord, è poi il fulcro politico dell'epoca. Ma soprattutto il nostro amico ha già una collezione avviata proprio da un punto di vista della pittura genovese del Seicento. Benissimo, bravo, è stato attento, ci hanno chiamato in 4-5, allora andiamo subito a suonare il nostro campanello che l'amico Francesco ci ha dato, regalato, incomodato d'uso, insomma, complimenti, questo è un grande, grande quadro per il nostro collezionista, tra l'altro conservato magnificamente bene. Avremo difficoltà a spostarlo, questa sera siamo in studio soltanto in tre, per ora speriamo che arrivi il direttore nuovamente dopo essere stato a sbirciare le terracotte. Complimenti, complimenti per la conferma. 18.000 euro è suo, un De Ferrari da museo. Gli altri, se lo ricorderanno, andranno a vederlo ai musei che vi ho citato. Margherita, possiamo andare anche ai riferimenti con le immagini ancora per l'amico, così certamente concludiamo e poi, la presentazione. Ho ricevuto una richiesta circa il Sant'Antonio da Padova, che specifico e sottolineo essere in terracotta, e mi chiedevano anche informazioni circa la presenza di sculture e lignee questa sera. Allora, in effetti non ne ho messa neanche una in esposizione, ma ho subito rimediato estraendo dal cavò una coppia di angeli reggicero. Tra l'altro, Margherita, a Bergamo ho visto opere vendute da noi a commercianti, avevo già fatto 3 o 4 passaggi. Voi state acquisendo alla fonte da chi compra nelle case a prezzo vantaggiosissimo, e altrettanto a prezzo vantaggiosissimo vi propone le opere. Perché? Perché è la nostra filosofia. Noi televisivamente presentiamo le opere alle stesse cifre, un attimo Margherita, che presentiamo nella galleria, nelle fiere, per cui voi siete vantaggiati perché siete a casa belli, tranquilli, avete zero spese, sono quelle di comporre il nostro numero, e le opere vi arrivano, vi piovono in testa. Allora, Sant'Antonio da Padova, Margherita ci dica tutto di questo santo francescano. Assolutamente, Federico, volevo anche ricordare che abbiamo un San Rocco da devozione privata sempre in ligneo. Un'altra cosa che mi chiedevano degli amici, che è la prima volta che guardano la nostra trasmissione, che cos'è questa macchia rossa che abbiamo inquadrato più volte? È il nostro sipario, è l'opera che tra poco riveleremo, è un'opera sensazionale, ma ora vi mostro la bellezza di quest'opera con il Bambin Gesù e Sant'Antonio da Padova in terracotta, quindi un materiale prezioso, un materiale che vede e particolarmente anche ricercato in quanto comunque soggetto alla fragilità del materiale. Sono poche le terracotte policrome conservate con una tale qualità. Siamo nel Settecento e vediamo il santo denominato il santo francescano, che porta sul braccio sinistro un volume su cui è compostamente seduto un Bambin Gesù recante un globo e ritratto in atteggiamento benedicente. La veste francescana del santo. Allora, lasciamo Margherita perché è richiamata al telefono subito. Signori, è un gioiellino del Settecento a 2.900 euro. Questa è una scultura in mostra da 4-4,5 per i cultori, i professionisti della scultura. Quello che fanno solo scultura è una scultura da 6-7.000 a 2.900 euro. Da non perdere, soggetto molto raro, Sant'Antonio, richiestissima la devozione. Gli amici di Padova, saluto l'amico Mario, tutti gli amici del Veneto, questo è il vostro santo. Tra l'altro ha una storia Sant'Antonio davvero, davvero interessante, una storia che ci riporta indietro nel tempo, una storia che ci lega non solo alla storia dell'ordine francescano, ma a dei viaggi che il nostro
santo aveva realizzato. E infatti, lo ricordo, era nato nel 1000, tu gira pure intorno, Vania, perché è una scultura a tutto tondo, straordinaria, dietro le scuole, ve la faccio vedere anche dietro, aspettate. Aspetta, dove possiamo, la mettiamo qua sopra forse, Vania? O là vicino agli avori, guarda, te la metto là, te la sposto, anche perché, mamma, è pesantissima, stupenda, così la puoi far vedere da tutte le parti. Ecco, adesso tutti, Vania, vai anche tu, perché vai sulla scultura, grazie, e poi vai pure a rispondere al telefono, per questa è in conferma, di sicuro a 2.900 euro. Vi racconto la vicenda davvero, davvero avventurosa di colui che era nato a Lisbona nel 1195, era figlio di nobili, genitori, battezzato col nome di Fernando e trascorse i primi anni di formazione sotto la guida dei canonici del Duomo. Qui tra l'altro presentiamo Sant'Antonio con il bambino Gesù benedicente, con il testo sacro, il bambino non solo benedicente, ma come iconografia è quella del Salvator Mundi. 41x43, una terracotta da non perdere. Guarda, bravo Vania, farla vedere in tutte le posizioni, dalla torsura dei capelli, la bocca socchiusa, i dettagli del panneggio, il saio francescano, per raccontarci di colui che nel 1220 venne a contatto con i frati minori, i religiosi animati da Francesco nella lontana Italia. Ma questo dopo un lungo viaggio, pensate. Infatti, il nostro Fernando allora si era recato in Marocco, dove si trovavano le reliquie di 5 missionari francescani torturati e portati a Coimbra, nella chiesa di Santa Croce, proprio dove si trovava Fernando. Ed è questo il primo contatto del santo portoghese con l'ordine francescano. E un incontro, quello dei 5 missionari portati dal Marocco in Portogallo, fondamentale nella vicenda di Fernando. Perché? Perché lo porterà ad avvicinarsi ai seguaci di Francesco, abbandonando i canonici agostiniani. E proprio per l'occasione abbandonò il vecchio nome di battesimo per assumere quello di Antonio. Pensate, maturò una forte vocazione alla missione e in particolare al martirio, che con questo ideale partì alla volta del Marocco. Giunto in Africa, contrasse una grave malattia, costretto al riposo forzato, non potendo più predicare, non gli restò che arrendersi alla volontà di Dio e quindi rimpatriartele. Ma, e qui direi la vicenda si fa davvero affascinante, così come le storie dei santi del Medioevo, la nave sulla quale si trovava subì un naufragio e, spinta dalle correnti, giunse fino in Sicilia. Per cui anche, amici siciliani, questo è un santo che passò lungo le acque perigliose del Mediterraneo, approdò miracolosamente in Sicilia e da lì poi risalì. Risalì fino a recarsi ad Assisi ed incontrare nel 1221 Francesco, che durante la Pentecoste aveva convocato tutti i frati in quella magnifica basilica che tutti conosciamo e che anche voi, amici collezionisti, ricorderete venendo a trovarci ad Assisi tutti gli anni nella mostra in aprile. E poi si recò in Romagna, all'eremo di Monte Paolo, vicino Forlì, per dedicarsi alla preghiera, alla meditazione e all'umile servizio ai confratelli. Ma dimostrando grandi talenti messi a disposizione per il regno di Dio, Francesco gli affidò un importante incarico, quello di ministro provinciale, ossia di guida della Fraternità Francescana del Nord Italia nel triennio 1227-1230. Allora, Margherita, me l'avessi detto prima? Allora, lasciamo
Per ora stiamo quasi arrivando a Padova, siamo partiti da Coimbra, Marocco, Sicilia, Assisi, Padova, ci sospendiamo il racconto e andiamo invece in Lombardia. Andiamo con questa annunciazione del 600 che stiamo presentando, una tela di grande importanza, affascinante, narrativa, nella quale la luce vibra con continui passaggi e repentine e davvero accensioni tanto sulle anatomie ben realizzate di Maria e magnifica quella di Gabriele, lo vedete, una posa molto affascinante, sospeso su una serie di nuvole che scendono dall'alto dei cieli, il dito un po' come quello di Michelangelo, l'indice di Michelangelo nella Sistina è rivolto rimane sospeso nel cielo con un grande valore simbolico, che è quello di indicare lo Spirito Santo, quella colomba che non solo appare subitanea tra le nuvole che si squarciano, ma attraverso il fascio luminoso divino si rivolge a Maria, andando quasi a lambirne e non solo le vesti, ma il volto. Una Maria che vedete giovinetta, definita in questi giochi di luce, in questi capelli che girano, nelle mani portate con grande devozione al petto, opera tra l'altro descritta secondo quel senso molto narrativo dei fiamminghini, ai quali è attribuita, erano due fratelli della Rovere di origine fiamminga, ma che si erano formati in Lombardia presso il Lomazzo dapprima, e poi conoscendo un pittore che da Bologna era arrivato a Milano, Camillo Procaccini, riportando un linguaggio molto ricco cromaticamente, molto sviluppato nei panneggi, quelli di Camillo sono molto falcati, quelli dei fiamminghini lo vediamo molto bene in questo brano che io ritengo magnifico, di una pittura libera e veloce. Guardate questo panneggio, bello come un'opera di Velázquez, immediato, veloce, repentino. Guardate, è un pittore che dipinge con l'animo, è un pittore che conosce molto molto bene l'uso dei colori, delle lacche. Guardate, ecco la materia, fermati Vania. Guardate quando un pittore è materico, vedete le pennellate che sono molto molto spesse. Federico è in conferma, verrà domani il nostro amico a vederlo con la moglie. Oh, sono gli amici di Legnano? Benissimo. Allora, grazie, ci vediamo domani. Io domani sarò a Bergamo, ci sarà Margherita, ci sarà mio fratello. Un'opera bellissima, tra l'altro, a Legnano e in tutta la Lombardia. Le opere dei fiamminghini si trovano numerose nelle chiese, erano pittori legati a San Carlo, Federico Borromeo, a coloro che erano stati i principi della riforma in terra lombarda. È un capitolo interessantissimo della storia dell'arte. Allora, abbiamo già confermato due grandi opere. Andiamo a salutare un'amica che ci chiama da Istanbul, la signora Etar, che salutiamo, gli è stato riferito dell'opera. Sono stato tra l'altro a Istanbul a vedere un museo di una figura, molti di voi potrebbero fare dei musei, io ho visto questo museo dedicato alla storia ottomana, un collezionista di scontri tra le truppe, altrimenti questo l'avrebbe fulminato ovviamente, ma lui è interessato a un'altra vicenda che è quella degli scontri tra gli ottomani e le truppe cristiane, e infatti gli abbiamo venduto 3 dipinti, si è fatto un museo eccezionale. Pensate, lo sceicco del Kuwait gli ha offerto 1 billion di euro, cioè 1.000 milioni di euro, e non ha venduto il suo museo, sono 5 piani. Adesso, naturalmente non è da tutti poter permettersi un museo, ma ognuno di voi nel proprio piccolo, nella propria raccolta, fa quello che questo grande magnate turco ha realizzato, cioè quello di possedere opere che diventano proprie, che si legano alla propria vicenda, al proprio vissuto, alle proprie emozioni. Signora Etar, a 4.500 euro ha un'opera, potrebbe essere anche un regalo, una veduta di Istanbul, tra l'altro tutta dalla parte della sponda occidentale, il Palazzo di Toccapi, dove sono stato a vedere delle decorazioni magnifiche, dove si trova una raccolta di scimitarre, di spade, di elmi appartenute ai sultani, dove molti pittori si erano recato. Bisanzio, Costantinopoli, Istanbul è stata a lungo anche
una meta prediletta da quei pittori come il nostro Fausto Zonaro, per esempio, che naturalmente desideravano, chiamato in questo caso dal sultano tra l'altro, rappresentare queste terre d'Oriente affascinanti. 4 e 5. Andiamo a vedere anche i numeri 2, poi torniamo da Sant'Antonio, dagli amici appassionati della scultura, perché qua vedete la vicenda della pittura di carattere orientalista torna prepotentemente con queste due opere. Le cornici sono naturalmente coeve e si tratta di un affascinante pandan raffigurante scene di fanciulle con bimbi in paesaggi nordafricani. Sono firmate e datate 1857, firmate da Mirod. In questo caso a 5.500 euro per la coppia. 5.500 euro per la coppia. Guardino l'intensità dei blu. Guardate, prendiamone una delle due oppure tutte e due, come volete. Anzi, mi metto in mezzo, Vania, così mentre parlo vi facciamo vedere, facciamo il trittico di queste belle donne. Tra l'altro direi anche molto sensuale questo seno. Vi dicevo, sono i territori del Nord Africa, dal Maghreb, dal Marocco, l'Algeria, la Tunisia, sino all'Egitto e poi il vicino Oriente, quindi la Siria, la Palestina, sono oggetto nell'Ottocento di un enorme interesse, legato a più ragioni, perché l'arte, la storia dell'arte, ed è lì il suo fascino, consentitemelo, si lega fortemente alla storia. Quello che noi vi stiamo presentando è il frutto del tempo che ci è preceduto, delle civiltà che si sono susseguite, parlare di quei pittori che sono stati vicino a Carlo e Federico Borromeo, a Galileo Galilei, a Caravaggio, a Rubens, ci porta nella storia che leggiamo solo nei libri. E la pittura orientalista si lega all'espansione delle nazioni nel XIX secolo, le grandi guerre. Parlavo prima di Turchia, la guerra di Crimea, per esempio, volta proprio a raggiungere nuovi territori, o la guerra in Tripolitania del 1911-12, dove l'impero turco e l'Italia si scontreranno, proprio in una fase pienamente orientalista dal punto di vista della pittura, della scultura, le abbiamo presentate. È un interesse che da letterario, con il tema del viaggio, con il tema degli harem, di questi luoghi lontani, che tanto affascinavano i lettori, che tanto affascinavano i pittori, che cominciavano a portare nelle loro rappresentazioni figurative immagini di oasi lontani, di scene desertiche, di piramidi, di cammelli, di figure come queste che ci permettono di entrare nella quotidianità della vita. E allora vediamo i cammelli, mezzo di trasporto naturalmente, che sostanzialmente corrisponde al nostro cavallo, gli abiti, i costumi e la moda. Guardate questo orecchino circolare su questo fanciullo. Tra l'altro un bello, il Cretto, un'opera molto molto decorativa quella che vi sto presentando, è un pandan datato 1859, firmato da Mirod. E sono i francesi naturalmente i primi ad essere coloro che maggiormente seppero evocare queste suggestioni orientaliste. E l'ultima che vi faccio vedere è molto interessante, tra l'altro firmata di questa parete d'Oriente, è la figura berbera, questa nuda, ha una firma che non siamo riusciti a decifrare, ma quel che conta nella pittura antica è naturalmente la qualità. E io ricordo uno straordinario dipinto, complimenti all'amico Pieraldo naturalmente, che ha avuto la velocità e la capacità di acquisirlo, straordinario. Era una carovana di beduini nel deserto, una firma dell'Ottocento, probabilmente uno pseudonimo di un grande maestro o un'opera, un unicum di un artista molto raro, straordinaria, firmata, ma del quale artista non fu in grado di trovare notizie, ma che da sola faceva un intero museo. E l'amico Pieraldo, tra l'altro non lontano da noi, l'ha portata in collezione. Ecco, naturalmente con le debite proporzioni, a 2.800 euro, vi sto raccontando la vicenda di una figura molto sensuale, guardate queste forme prosperose, che tra l'altro l'abito, vedete, sembra proprio voler mostrare in tutta la sua
assoluta bellezza. E anche qui i dettagli degli orecchini tondi, tipici di quel mondo, appaiono. Lo sguardo è intenso, immerso in una meditazione forse lontana, chissà di quale amato, con una pittura anche qui di tocco molto molto interessante. A 2.800 euro, Margherita, è la richiesta. Bello come un quarti marchio, è un pittore molto molto affascinante che vi stiamo presentando e che vorrei non vi sfuggisse. A questo punto direi di recarci a vedere Sant'Antonio da Padova per l'amico Giovanni da Schio. Andiamo a vederlo. Quante belle opere. Poi quelle confermate, Margherita, le toglieremo da parete, ma non so come faremo poi a sostituirle, perché siamo in due questa sera, ma lo faremo certamente. Andiamo a vedere la collezione di terracotte, perché abbiamo a 2.900 euro Sant'Antonio da Padova. Vi ho raccontato tutta la sua vicenda, da Coimbra in Portogallo, si era recato in Marocco, era un canonico agostiniano, aveva conosciuto dei missionari francescani torturati, i cui resti erano giunti in Portogallo, era partito per la missione, si era convertito, doveva malatosi tornare a Coimbra, invece la nave naufragò, venne spinta dalle correnti fino in Sicilia, e qui il volere di Dio appare evidente in questo racconto. E da lì, poi risalendo, aveva incontrato Francesco in un capitolo generale del 1821, era diventato dal 27 al 30 colui che davvero gestiva tutta la comunità francescana nel nord Italia. Padova sarà il suo luogo prediletto, di lì il nome San Francesco, Sant'Antonio da Padova. Terracotta del Settecento, policroma, a 2.900 euro. Spererei che l'amico Francesco non la perdesse, perché tra l'altro è un'opera che si riferisce al mondo dei francescani. Vediamo infatti il saio con i tre nodi dell'ordine: carità, povertà ed obbedienza. A 2.900 euro. Margherita, già che ci siamo, scusi, prima che entri in scena, vorrei mostrare anche la terracotta bolognese. Qui siamo nel 600, perché ha una vicenda storica molto molto interessante. Non solo si tratta di un rilievo quasi a tutto tondo, dove San Pietro seduto, e le chiavi ce lo indicano con chiarezza, e San Paolo che lo sta perdonando si corrispondono anche qui con... Scusi? Io? No. Allora, abbiamo qualche problema con streaming? Allora, spero che televisivamente tutto funzioni. Abbiamo qualche problema con streaming. Allora, 2.900 euro, vi mostrerei poi, appena ripartiremo, deve essersi fermato il computer, anche i riferimenti a un grande dipinto di Guido Reni, interessantissimo è, grazie Vania, vai pure a controllare, interessantissimo è il riferimento al dipinto che si trova alla Pinacoteca di Brera, 1605-1609, dove Guido Reni oscilla tra quei due poli che saranno i fari della sua straordinaria carriera artistica, che sono quelli appunto dei Carracci da un lato, della loro riforma, del classicismo, e dall'incontro naturalmente con il naturalismo di Caravaggio. E quest'opera molto bene ne evidenia gli elementi stilistici. 2.900 euro, vi do anche le dimensioni, che sono quelle dei 44 per 35 centimetri. San Paolo rimprovera San Pietro, osserviamo i panneggi, osserviamo anche i dettagli, come quel tralcio che scende dal quel supporto, quella sorta di basamento, e poi, appena appena accennato, sullo sfondo un paesaggio con una torre. Andiamo allora subito, aspetta, andiamo a vedere il paesaggio nella nostra terracotta, per poi riferirci all'opera pittorica che si trova a Brera. Ecco, vedete? Allora, andiamo a visitare la Pinacoteca di Brera,
e di incontrare il nostro Guido Reni. Eccolo qua. Guardate, e complimenti a Carlotta e Marichiara, le nostre ricercatrici dell'Università della Cattolica di Milano, che hanno colto questa assonanza. Vedete i due santi? Vedete quella torre sullo sfondo che apre la scena verso lo sfondo e ritornare nella nostra composizione. Guardate che non è da poco, eh? Possedere a 2900 euro una terracotta bolognese messa in riferimento ad uno dei quadri più belli di Reni, perché qui è Reni a cavallo, ripeto, tra i Carracci e Caravaggio, caravaggesco è quel volto, e che tanto bene il nostro maestro nella terracotta in questione sa mostrare. Margherita, riusciamo a metterli ancora a confronto, perché eccoci qua. Vedete? Reni vuole essere naturalista nella barba, nelle espressioni. Guardate quella pentitasi di Pietro, del quale il nostro maestro terracottaia sa molto bene riprendere la posa dalle gambe incrociate, dalla mano sospesa verso lo spettatore, che crea uno spazio a quella sulla quale si poggia invece il primo vescovo di Roma, che non a caso appare con le chiavi sulla roccia. E mentre Pietro appare invece in una posa molto classicheggiante, e qui torna il classicismo dei Carracci, con una mano anche qui in evidenza a definire lo spazio, mentre l'altra sostiene il testo sacro. A 2900 euro, terracotta del 600, qualche rottura, ma naturalmente parliamo di un'opera che ha quasi 400 anni. Vedete, è un alto rilievo, è quasi a tutto tondo la figura dei due santi. Ah, ecco, dimenticavo, magnifiche le tracce di policromia che potrete osservare sui panneggi dei due apostoli. Ecco, guardate l'espressione, bravo Vania, che sai entrare con una straordinaria abilità all'interno della scultura. Ecco, fermati lì. Questo è un grande maestro, consentitemelo amici di indicarvelo, perché nei dettagli si vede la qualità assoluta. Si distingue un grande maestro da invece un artigiano, un artista o un realizzatore di immagini magari legate alla devozione. Guardate la bocca socchiusa, guardate l'intensità dello sguardo, osservate il reticolato dei riccioli di Paolo, dove ancora si osservano le tracce della policromia. Vedete, ed il tempo, l'usura, hanno asportato la policromia dalle parti più superficiali, lasciandola invece in quegli incavi, in quei luoghi dove la tattilità risulta più difficile. Questo è un altro degli elementi che consente di cogliere quando una terracotta, naturalmente una scultura, ha un'epoca lontana da noi, quella della consunzione, una consunzione che deve essere congrua naturalmente alla struttura dell'opera, al materiale e al tempo che ne ha lasciato le proprie tracce. 2900 euro, una grande scultura bolognese del 600. Paesaggio sullo sfondo, i dettagli analitici la caratterizzano. Bene, Margherita, direi a questo punto, visto che abbiamo già avuto due conferme importanti, di entrare in trasmissione e mostrare a tutti gli amici la nostra parete, che si sta arricchendo sempre più di interesse. Complimenti a tutti coloro che ci stanno osservando. Siamo in diretta, nel frattempo ricordo la possibilità di visitare Bergamo Antiquaria sino a domenica prossima. Abbiamo anche una collezione di avori straordinaria costituita da quattro santi che vedremo con Margherita tra pochissimo. Siamo nell'arte tedesca, i tedeschi erano maestri naturalmente nella realizzazione degli avori, basti ricordare Peter Boehl.
Questi sono quattro avori per un grande collezionista a 4.800 euro. 18 secoli provengono dalla collezione del Alicaster Lamington Hall, per cui hanno una provenienza illustre, sono intatti a 4.800 euro per la serie. Sono naturalmente opere nelle quali vanno osservati tutti i particolari, i dettagli. Dove li trovate? Quattro sculture tedesche del Settecento in avorio di questa qualità. Ecco, purtroppo sul fondo bianco è difficile coglierne la bellezza, tant'è che l'Apollo vi è sfuggito. Ma i nostri collezionisti sono preparatissimi, per cui potranno cogliere il fascino nei dettagli, nei panneggi, nella resa dei particolari dei nostri quattro santi, che sono San Giovanni Apostolo, San Giacomo Maggiore, Sant'Andrea e San Tommaso, per cui hanno tutti i loro riferimenti. 4.800 non per uno, per tutti e quattro, a 4.800 euro, che sono 1.200 cada uno, avete l'opportunità di portare in collezione una raccolta di avori straordinari, europei, tedeschi, manifattura tedesca del XVIII secolo. Oltretutto hanno anche una prestigiosa, questo è Sant'Andrea, lo riconosciamo naturalmente dal tipo di croce ad X, hanno una prestigiosa provenienza. E poi, e ce ne parlerà Margherita al termine della sua panoramica, abbiamo anche un altro avorio che trovo affascinante. Questo è un avorio marino, ma qui dobbiamo lasciarlo in piedi, se no faccio un disastro. Guardate, tra l'altro firmato, cosa è di favoloso questo oggetto. Federico, nel frattempo le comunico che è stata confermata la terracotta da Guido Reni. Oh, molto bene, allora andiamo in conferma con la terracotta emiliana del XVII secolo. Complimenti, è un oggetto molto molto colto, chissà qualche committente che voleva possedere un'immagine che Reni aveva celebrato nella sua grande pala oggi a Brera e che andiamo a confermarvi. Complimenti, siamo partiti veramente molto molto bene. Complimenti, oggetto di grande grande fascino. Allora, torniamo a vedere l'avorio e lascerei a Margherita l'opportunità di entrare in trasmissione. Appena pronta, e direi lo è, siamo in diretta, 2.900 euro è il costo anche del Sant'Antonio che vi stiamo presentando. Allora, ricapitoliamo, a 2.900 in conferma la terracotta, poi 2.900 avete anche Amici di Padova, questo amico Mario, non ti può sfuggire, un Sant'Antonio bellissimo, tra l'altro saremo a Verona dall'amico della console mercoledì, per cui una scappata a Padova sarebbe facilissima. 2.800 euro un oggetto anche questo straordinario cinese, poi Vania potrà mostrare tutti i particolari. A 2.800 euro, una storia, un racconto fantastico, fatto di 1.000 personaggi, fatto di una storia che soltanto l'Antico Oriente ci può narrare. Vania, è difficile metterla in luce, eccola qua. Si tratta di avorio marino, naturalmente. Avorio fossile. Avorio fossile, scusate, è una... oggetto che ha milioni di anni, naturalmente il fossile, lo vediamo nella sua stratificazione, per cui trovo straordinariamente affascinante, anche per l'amico Riccardo questo potrebbe essere un oggetto da inserire nella sua collezione di meraviglie che vanno dal lontano Egitto all'Oriente. 2.800 euro la richiesta. 4.800 euro i quattro santi
che abbiamo presentato prima. A questo punto allora ringrazio tutti coloro che hanno già confermato tre opere molto importanti, dalla Terracotta bolognese al De Ferrari all'Annunciazione. Andiamo ad incontrare Margherita, nel frattempo cercheremo un po' di cambiare le opere, ma sarà difficile, proveremo a fare del nostro meglio. A voi buonasera dottoressa, bentornata, grazie, complimenti Federico. Anche per le vostre performance in mia assenza, grazie. Buona serata, buona presentazione. Grazie Federico, davvero una buona serata a tutte le amiche, tutti gli amici che ci seguono anche in questa bella domenica di metà gennaio. Come vedete abbiamo una sala delle meraviglie, spaziamo dalla pittura religiosa, la scultura, sculture in ogni materiale. Ed è per questo che voglio presentarvi innanzitutto questa coppia di angeli policromi e dorati, il Reggi Cero. Hanno davvero una bella composizione, poggiano su un basamento scantonato e davvero ben costruito. Quindi la prima coppia di sculture, una coppia di sculture in lignee, e vi mostro invece alle spalle un dipinto che sta facendo battere molti cuori. È parecchio dibattuto, la dimensione mi rendo conto è impegnativa perché con la cornice arriviamo a 131 centimetri in altezza per 183 centimetri di larghezza, però vediamo un pochettino chi sarà il primo a trovare la collocazione per questo dipinto. Poi siete tantissimi a guardare la nostra trasmissione e il mio rammarico principale è non avere a volte la possibilità di accontentarvi tutti, perché il primo che procede con la prenotazione è il possibile proprietario dell'opera nel breve. Quindi purtroppo ne abbiamo una soltanto, si tratta di opere uniche, quindi difficilmente avremo la possibilità di riproporvi opere simili, tranne in rarissimi casi. Ed è per questo che adesso vi faccio subito un riassunto di tutte le proposte che abbiamo in questa bella serata insieme. Innanzitutto al numero 3 abbiamo una veduta dell'isola di San Giorgio, siamo nell'Ottocento, una veduta particolare, una veduta giocata sui toni soffusi dei rosa, degli azzurro, una veduta che vede anche l'animazione non solo dell'isola stessa ma del mondo marino e della laguna, con delle piccole caravelle, dei piccoli velieri, un veliero più importante come in questo caso alimentato non solo a vela, ma come vedete nel dettaglio di questo fumo che sale da questo comignolo con un altro sistema motorio, quindi abbiamo il vapore battente bandiera francese, poi le scialuppe che si avvicinano alla riva, le gondole, i velieri, quindi uno studio anche legato all'animazione stessa dell'opera. La richiesta è di 2.800 euro. 2.800 euro è la richiesta per questa veduta dell'isola di San Giorgio, quindi una delle vedute più famose, più importanti, più conosciute legate alle raffigurazioni della Serenissima. 2.800 euro, 2008. Passando poi al Van Loo, invece questo ritratto di bambina in una veste quasi orientalista, perché non si sente granché la mia voce, mi dicono dalla regia, facciamo una prova magari mostrando un'opera particolare. In questo caso abbiamo un dipinto su tela, cornice 100x84, pensate, è un dipinto, una tela firmata e datata 1730, firmata da Van Loo Fecit. La richiesta è 16.000 euro, è uno splendido ritratto da inserire
Io qui vi consiglio in una collezione magari dedicata proprio al mondo della ritrattistica. Guardate che meraviglia il copricapo lasciato in grembo, questo copricapo piumato tenuto tra le mani della bambina e quasi con orgoglio, e questo abito stupendo, questo abito floreale, questo abito legato ancora oggi alla moda, perché è meraviglioso, con questi fiori rossi ornati e decorati ulteriormente, questi pizzi che vanno ad ornare sia la parte del, chiamiamolo, décolleté, dello scollo dell'abito, così come il termine delle maniche. Sono dei pizzi realizzati a punta di pennello, sono dei pizzi meravigliosi. Qui mi rivolgo particolarmente agli amanti del genere del ritratto, mi rivolgo agli amanti di questo genere particolare, che è davvero un'opera. Assolutamente, al numero 1 andiamo, il numero 2 è stato prenotato, quindi non ce l'abbiamo. Andiamo al numero 1 spostando i nostri angioletti, che andiamo a mettere in terra in questo caso, perché non ho una base attinente. Guardate che meraviglia il gallo e la gallina, questo gallo che sta cercando di mettere al sicuro le sue compagne d'aia, le sue probabilmente compagne nel mondo del cortile, al riparo da questo falco che sta arrivando in picchiata per andare a prendere le varie galline, ma soprattutto questi piccoli pulcini che stanno becchettando nel terreno delle bricioline. E il gallo, guardate, con il becco aperto sta urlando, sta andando ad allontanare, a mettere in salvo gli altri pennuti da questo falco che in maniera davvero minacciosa sta planando e arrivando verso il terreno, verso le sue prede, verso le sue, il suo pranzo sostanzialmente. È davvero interessante come opera. Abbiamo l'attribuzione a Barlow, Francis Barlow, e ricordo, siamo nella seconda metà del 600 in questo caso, nella seconda metà del 17 secolo. Francis Barlow, ricordo, 9.000 euro la richiesta. Numero 3, probabilmente si riferivano i nostri amici proprio a questa tela legata alla Serenissima, che vede raffigurato in primo piano una serie di imbarcazioni per arrivare poi alla una delle regine delle isole veneziane, che è quella di San Giorgio. È bellissima in questo caso tutta l'atmosfera legata al momento mattutino, la ripresa della vita marittima, la ripresa delle navigazioni, il brulicare delle imbarcazioni stesse nel primo piano, dei diversi personaggi colti anche in azioni differenti, come il vogare, come l'ammainare le vele, come l'innalzare delle vele stesse, o il remare, come in questa scialuppa, o le scialuppe in secondo piano che si stanno allontanando dal galeone che ha attraccato. Un prezzo interessantissimo, che è quello dei 2.800 euro. Ricordo a tutti, perché magari a qualcuno che si è collegato nel breve ancora non conosce questa possibilità, che è quella di dilazionare a tasso zero gli importi fino a 5.000 euro. Ars Antiqua vi fa questo regalo, vi regala la possibilità di spalmare su un tempo dilatato dei 12 mesi le cifre fino a 5.000. Quindi il numero 3, la veduta di San Giorgio, assolutamente rientra in questa possibilità che Ars Antiqua vi regala. 2008 diviso 12, devo dire, inizia ad essere davvero una cifra interessante e che vi farà, secondo me,
ulteriormente ragionare sulle prenotazioni, prenotazioni che non significa assolutamente l'acquisto, ma è la possibilità che vi riservate di vedere dal vivo un'opera. Un'opera perché chi ancora non ci conosce, magari dice, ma chi sono? Chi sono questi presentatori? Chi è Ars Antiqua? Ars Antiqua è una realtà viva, una realtà attiva dal 2000, quindi ormai sono quasi 20 anni di attività, 20 anni di attività che vedono lo studio delle opere approfondite e la proposta al nostro pubblico, proposta che avviene televisivamente, una vetrina questa per voi, attraverso le fiere più importanti, le mostre d'arte più importanti in Italia. Infatti se andate a Bergamo Antiquaria in questi giorni, sarà aperta fino a domenica 20, ci troverete con uno stand meraviglioso, ricchissimo, anche con tante novità ad esempio nel mondo dell'arte moderna e contemporanea, perché vi ricordo, da martedì sera, dalle 21 a mezzanotte, saremo di nuovo in diretta con la selezione dedicata all'arte moderna e contemporanea. Ars Antiqua ha tutte le sue opere anche pubblicate sul sito internet, consultatelo, leggete le schede, abbiate la prontezza di prenotare un'opera come questo dipinto interessante di Antonio Canella, un paesaggio animato da diversi personaggi, ad esempio questi armenti e queste pecore che si avviano verso lo spettatore, queste cascate con questa balza che è ben, ci dà ben l'idea della bravura del pittore, ad esempio in questo scroscio d'acqua che va ad andare contro questi sassi, queste rocce, e poi tutta la bellezza del paesaggio inserito in un contesto luministico dorato e che vede virare il colore delle nubi del cielo verso i toni dei viola, dei rosa, dei toni dorati tipici di un determinato momento della giornata, come può essere la prima mattina o il tardo pomeriggio. La richiesta per il dipinto di Antonio Canella, ricordo, 1849-1922, di 4.500 euro, 4.500. Ora vi voglio destare probabilmente dalle vostre poltrone, dai vostri divani con una provocazione. Questa è un'autentica provocazione perché è un ritratto di nobiluomo, di gentiluomo, è datato sul retro luglio 1824, ma soprattutto la provocazione è legata alla richiesta economica che è di 1.800 euro, 1.800 euro è la richiesta, un'autentica provocazione per voi che siete a casa. Vi abbiamo riservato questo dono perché questo è davvero un regalo, 1.800 euro è la richiesta, datato 1824. Passiamo poi a un'altra delle novità della serata, che è questa Sacra Famiglia, un momento di riposo durante l'andata in Egitto, una scuola emiliana del 600, e poi al numero 8 una veduta invece legata al mondo di Guardi, Giacomo Guardi, una veduta altrettanto interessante. Qui viaggiamo nella storia dell'arte, ma viaggiamo anche a Venezia cogliendo nuovi scorci. L'isola di San Giorgio Maggiore a Venezia, la misura è quella del gioiello, perché è 23 cm per 29 solo la tela, mentre con la cornice arriva a 43 per 40 cm. La richiesta, e qui si scateneranno tutti i telefoni, è di 5.500 euro, 5.500. Il Ponte di Rialto è invece un'altra delle vedute più iconiche legate al mondo veneziano, ha una richiesta di 9.500 euro, e qui siamo con la mano confermata dal professor Succi di Vincenzo Chilone. Vincenzo Chilone è l'autore.
una serie poi di quattro sculture, una serie di quattro sculture. Il mondo è quello tedesco del Settecento, quattro sculture in avorio. Sono preziosissime, sono davvero preziosissime. Qui abbiamo la rappresentazione di San Tommaso Apostolo, lo sto facendo ruotare in modo da permettervi la visione a 360 gradi di queste sculture. La dimensione è di 10 centimetri. 10 centimetri soltanto per dei capolavori. San Giovanni Evangelista rappresentato con questo, con il calice simbolo del miracolo che lo vide partecipe. Infatti il calice era avvelenato, lui nel momento in cui lo portò alla bocca per berne, venne salvato e graziato sostanzialmente. Qui viene rappresentato proprio con questo calice in riferimento a questo episodio. L'intaglio, devo dire, è davvero interessante. È un intaglio che vede nel panneggio un gioco di ombre, di volumi, un'accuratezza, ad esempio, nella rappresentazione delle mani, delle pieghe, dei piedi, addirittura con le stesse unghie. Pensate però alla dimensione, che è davvero ridottissima, 10 centimetri, ma considerando il materiale prezioso, è avorio d'elefante, in questo caso va a creare una serie di quattro sculture interessantissime. Andiamo ad inquadrare San Giacomo, qui lo vediamo, sono tutti e quattro seduti, e sono tutti decorati e arricchiti dai propri attributi iconografici, i propri attributi tipici della loro rappresentazione. Quindi abbiamo la bisaccia da pellegrino, il cappello, proprio a simboleggiare, andare ad indicare la realtà legata al santo viaggiatore San Giacomo. Guardate la bellezza dei volti, guardate la ricercatezza, ad esempio, nella rappresentazione delle diverse fisionomie. Guardate i profili, come cambiano. Guardate i diversi profili, ad esempio, di Sant'Andrea, con questo naso adunco, i capelli lasciati sciolti lungo le spalle, questo particolare ricciolo, ma soprattutto gli occhi, il naso, la barba, la veste stessa, sono opere da guardare con la lente di ingrandimento, sono opere da guardare con una lente, notarne i particolari, i dettagli e proseguirne la collezione. In questo caso quattro sculture di area tedesca, quindi pregiatissime. I tedeschi sapevano benissimo come intagliare l'avorio, che vi presentiamo questa sera: San Giovanni Evangelista, San Tommaso, San Giacomo e Sant'Andrea. Vediamo protagonisti in quattro sculture in avorio, 10 centimetri è l'altezza. Passiamo poi a un altro avorio, lo definirei monumentale perché ha una misura incredibile, perché è 29 centimetri, avorio fossile, il blocco è unico, e qui nel materiale prezioso dell'avorio abbiamo la possibilità di sfruttarne, essendo un avorio fossile, la bellezza del materiale stesso. Qui viene sfruttata quasi come se fosse una sorta di roccia vera, una roccia variegata. È il materiale che è fatto in questo modo e viene scavato realizzando, pensate, ben quattro strutture narrative. Quattro strutture narrative. Guardate che meraviglia,
i due saggi ritratti in un momento di gioco, alle spalle un piccolo servo. All'interno della caverna abbiamo il saggio ulteriore. È un'opera ovviamente firmata, lo vediamo in questa porzione. Eccola qui. Guardate che meraviglia e che spessore, che pazienza, che precisione nell'intaglio, nello scavare questo prezioso materiale. Andiamo a vedere tutte le narrazioni. Tutti i personaggi sono innumerevoli, innumerevoli. Guardate che meraviglia questo personaggio che sta preparando il tè. Sta preparando il tè, sopra questa stufa troviamo una teierina e sta alimentando la stufa con dei piccoli legni in modo da tenere calda la teiera che poi andrà ad abbeverare i diversi personaggi. Qui troviamo altri personaggi, altri saggi. Un servo che sta giungendo, degli anatroccoli. Nella parte alta una serie di figure maschili, sempre saggi, quindi anziani, stanno srotolando un papiro, stanno srotolando, scusatemi, una carta, un papiro assolutamente incina. Questa carta dove troviamo addirittura incisi degli ulteriori elementi figurativi. Meravigliosi, meravigliosi, preziosissimi. Andiamo nella parte alta dove sul culmine troviamo una pagoda, un padiglioncino. Tre personaggi stanno scendendo questi pochi gradini. Guardate che meraviglioso questo airone. Io non so come fare a mostrarvi se si rende particolarmente l'idea di un intaglio così prezioso, un intaglio meraviglioso, perché poi lo scultore è andato nella parte retrostante, perché qui il nostro airone è intagliato praticamente a 360 gradi. Fuoriesce dalla struttura stessa, non è assolutamente un blocco da sottovalutare. Avorio fossile, dunque probabilmente derivante da una zanna, ad esempio di un mammut. Quindi immaginate la preziosità, immaginate l'antichità stessa del materiale. Prezioso di per sé, perché parliamo di un blocco che nella parte più alta arriva a 26 centimetri, impreziosito da un intaglio meraviglioso. La parte vegetale è incredibile. Io non riesco a volte a capacitarmi come sia stato possibile realizzare delle opere simili, perché qui non è che si può arrivare a fare prima, ad esempio, la parte interna e poi la parte esterna applicando i personaggi. Questo è un blocco unico. Questo è un blocco unico. Quindi immaginate, ad esempio, in questa parte lo scultore, riusciamo a mettere anche a fuoco, Vania, il personaggio in secondo piano? Eccolo qua. Mettiamo un attimo in primo piano la... Non lo devo muovere, infatti, anche perché sennò mi cade e guai. È sopravvissuto diversi anni e non posso arrivare io. Qui abbiamo lo scultore che prima ha intagliato il primo piano, probabilmente partendo da questi elementi vegetali, per poi intagliare il tavolo, poi intagliare i volti, i dettagli, questo personaggio di servo, per poi arrivare nel secondo piano, con l'intaglio incredibile, minuziosissimo, nella parte interna. Questo è un pezzo da non lasciare in esposizione, perché è troppo, troppo bello. Avorio fossile, fosse anche solo per avere la preziosità del materiale, perché questa è davvero un'opera di ottimo grido. Cina,
fine del XIX secolo. Sant'Antonio da Padova, invece, Sant'Antonio da Padova è una scultura in terracotta, 2.900 euro. 2009 il santo francescano rappresentato con il materiale fragile della terracotta. Siamo nel Settecento e la richiesta è 2.900 euro. 2.900. San Rocco invece è una scultura lignea, policroma, lo vediamo qui accompagnato dal suo fedele cagnolino, mentre indica la piaga, la ferita legata alla peste. 1.800 euro, 1.800, vi mostro la scultura a 360 gradi, il retro vede il mantello del pellegrino e il cappello stesso, eccolo qua, con il suo vincastro, il bastone, la conchiglia. 1.800 euro, siamo davvero fortunati, 30 centimetri, scultura lignea policroma del XVII secolo, significa del 600, ricordo a tutti. La terracotta invece raffigurante la Sacra Famiglia, al centro troviamo un bambin Gesù di una statura ormai che lo vede grandicello come bambino, non è il classico infante, è un bambino già grande, in piedi sulle sue gambe e ha tra le mani una melagrana aiutato dal padre nel sorreggere il prezioso frutto, simbolo e riferimento alla passione futura del Cristo. La richiesta in questo caso, andiamo subito a specificarla, terracotta policroma, 30 cm di altezza per 31 di larghezza e una profondità di 20 cm, preziosa, preziosa, preziosa. Alle mie spalle poi il sipario è ancora chiuso, tra poco sveleremo l'opera o le opere retrostanti questo drappo. Direi di andare poi al numero 10 a rivedere il Nicola Bertuzzi, una scena storica. Abbiamo la perizia di Egidio Martini che riferisce l'opera al maestro Anconetano e ne dà un bello studio. La richiesta in questo caso è di 7.500 euro, 7.500. La zuppiera poi è un'opera meravigliosa in argento, vi aspetto al telefono per tutti i dettagli, un'opera scenografica, una zuppiera che va nei centimetri 50 di larghezza per un massimo di 34,5 nell'altezza relativa al pomolo, che poi è un putto a dorso di un animale marino. Al numero 11 invece un'altra chicca della serata è questa tavola raffigurante la circoncisione, il mondo è quello toscano del 500 e questo è un altro dono che Ars Antiqua vi fa, un'altra provocazione, perché è una tavola del 500 toscano, Ars Antiqua ve la propone a 3.800 euro, 3.800 euro, una tavola del 600 toscano che se dovessimo andare indietro nel tempo anche solamente di 40 anni, 30 anni, i collezionisti impallidirebbero. Incredibile, incredibile, 3.800 euro, 3.800 e del 500 toscano, un episodio raro, raro, che è quello della presentazione al Tempio del Cristo. Troviamo il sacerdote al centro, la Vergine, San Giuseppe e l'offerta delle due colombe portate al Tempio. Su questo lino steso sull'altare troviamo il coltello per la circoncisione del Cristo.
Al numero 12 una novità dopo la prenotazione dell'annunciazione, quindi ringrazio gli amici di Legnano che hanno opzionato il dipinto. Troviamo una bella natura morta di un pittore a lungo studiato, ovvero l'artista, il pittore detto monogrammista a V. Monogrammista a V. Fece della sua produzione pittorica un cavallo di battaglia nei toni del rosa, dell'azzurro, dei gialli. Spesso vediamo la presenza di un uccello, un pennuto, oppure anche altri animali come un coniglio. È un pittore che nel momento in cui si inizia a vedere qualche opera, poi è riconoscibilissimo, ha un tratto unico, un uso del colore particolarissimo che va a definirne un corpus pittorico che troviamo in collezioni private e in musei. Si è arrivati attraverso diversi studi alla definizione di un nome che è Giuseppe Pesci. Lasciamo un attimo la natura morta per andare ad inquadrare al numero 13 una tavola interessantissima, che è quella che vede una vergine orante riferita a Giuseppe Bottani. Siamo a metà del Settecento, una tavola di 50 cm per 41 inserita in una preziosa cornice che ne va quasi a raddoppiare le dimensioni, perché con la cornice arriviamo a una dimensione di 80x68. Bottani, artista cremonese, attivo nell'area, nella zona troviamo nelle chiese le sue opere visibili e ammirabili ancora oggi. La richiesta in questo caso è di 7.000 euro, 7.000 da vedere dal vero. Abbiamo visto i confronti poc'anzi, sono delle illuminazioni, nel momento in cui si vede la nostra tavola raffrontata ad esempio a quella pubblicata dalla Fondazione Zeri, piuttosto che le opere presenti nei musei, è innegabile la qualità che Bottani ha riservato nella realizzazione di questa tavola, che abbiamo il pregio di proporvi alla cifra di 7.000 euro. Restando nel mondo legato all'ambito religioso, vi propongo un ritratto di Clemente XIV, il riferimento principale è quello a Giovanni Domenico Porta. Siamo nel Settecento e la proposta è quella dei 5.500 euro, 5.005. Franz Borghese, poi dopo lo abbasseremo un pochettino, oppure dici Vania, lo possiamo tenere a questa altezza. Franz Borghese lo proponiamo alla cifra di 6.500 euro, 6.500. E qui mi mando di nuovo il ricordo della trasmissione dedicata all'arte moderna e contemporanea in diretta ogni martedì sera, sempre sui canali 126 del digitale, 821 di Sky, in streaming sul nostro sito internet www.arsantiquesrl.com. Trasmissione in diretta dalle 21 a mezzanotte, arte moderna e contemporanea. Questo è un primo assaggio con Franz Borghese. Restiamo ora nel mondo della pittura religiosa con questo dipinto che ci riporta nel mondo purista. Siamo nell'Ottocento e la richiesta è di 3.800 euro, 3.008. Vania, vai tu al telefono perché non c'è nessun altro. Ah no, eccolo qua, è andato Federico, il nostro Federico Margherita, al telefono. Sì? Abbiamo il signor Samuele che vorrebbe vedere rapidissimamente le tre Venezie. Va bene? Da 8 alla 9. Andiamo subito. Allora, Vania, ripercorriamo la promenade delle diverse opere per andare ad inquadrare le tre Venezie che vi proponiamo questa sera. Abbiamo un Ponte di Rialto con il Vincenzo Chilone al numero 9,
Allora, un attimo solo che vado a recuperare i miei prezzi. 9.500 euro, 9.500 è la richiesta per questo gioiello. Gioiello, un gioiello per la casa, come un paio di orecchini vanno a impreziosire il volto di una donna, così questa Venezia andrà a impreziosire come un prezioso gioiello la vostra casa. 9.500 euro, 9.500, e questa è l'opera che voi, amiche ed amici, che spesso lamentate la mancanza di spazio all'interno delle vostre case, perché ormai avete fatto tanti acquisti, avete le pareti piene, per un dipinto di 25 per 32 centimetri, assolutamente è da non perdere. Non perdere. Così come al numero 8, la veduta di San Giorgio, di un pittore molto vicino alla mano di Giacomo Guardi, proposta 5.500 euro. 5.500. Isola di San Giorgio Maggiore a Venezia. 5.500 euro. Passiamo poi alla terza proposta legata alla Serenissima, legata al mondo veneziano. È sempre una veduta di San Giorgio, ma pensate quanto è bella l'arte. Quanto è bella l'arte, perché è un medesimo soggetto come l'isola di San Giorgio. Ogni pittore è stato in grado di rappresentarla in un modo diverso, con una sfumatura differente, un'animazione altrettanto diversa. E qui abbiamo l'anima di Venezia, l'anima del paesaggio sospeso di un tempo indefinito. L'isola, riconoscibile per le architetture a cui sono state dedicate pagine e pagine di storia dell'arte. Qui non abbiamo la veduta, ad esempio, potremmo definirla canalettiana, quindi vedutistica, quindi topograficamente esatta e che va a rifinire e proporre gli elementi topografici piuttosto che architettonici con precisione. Qui è l'anima di Venezia, è la bellezza, qui è il tempo sospeso, è l'atmosfera veneziana la vera protagonista. Federico, io direi di andare a terminare il riassunto, perché sono tante le nostre amiche, i nostri amici che vogliono avere una rapida visione di tutte le nostre proposte. Ma è vero, come si fa a rimanere con la curiosità? Un po' di curiosità so che tanti di voi già ce l'hanno per cosa è celato dietro al sipario di questa sera. Qualche cosa si nota nella sua struttura, forse qualcuno di voi ha già qualche idea, ma non vi svelo niente, dobbiamo aspettare Federico, dobbiamo aspettare la meravigliosa voce di Giuliano, che magistralmente anche questa sera ci condurrà in un mondo magico, in un mondo legato, vi do una piccola anticipazione, al mondo classico, alla mitologia. Seveso, 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 Seveso. Allora, con il nostro Seveso, Pompilio Seveso, siamo nel 1877-1949. Bambina con fiori, il mondo è quello, la corrente è quella del divisionismo e la richiesta è 3.800 euro. 3.800. Con il numero invece 19. Un pittore orientalista, una figura femminile, procace, una bellezza. Qui la bellezza è data dal corpo nudo, da questo seno prorompente, non celato, ma anzi esposto, esibito, un ancello, un'odalisca di un harem. Meravigliosi sono questi cerchi dorati, questi orecchini che vanno ad impreziosire l'ovale di questa
ragazza mora, la carnagione mulatta e questo drappo bianco, questo turbante bianco che ricade morbidamente sulle spalle, va quasi a celare in una pudicizia uno dei due seni, ma è la bellezza femminile, la protagonista. La richiesta, in questo caso ricordo pittore orientalista dell'Ottocento, è firmato in basso a destra, la richiesta è di 2.600 euro, 2006. La veluta di Istanbul è altrettanto interessante, come vedete in queste serate cerchiamo di venire incontro alle vostre richieste, ai vostri desideri, quindi anche questa sera vi proponiamo una serie di opere legate al mondo orientalista, una veduta di Istanbul preziosa, 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 la richiesta è 4.500 euro, 4.500, mentre la coppia di tele, sempre di soggetto orientalista, siamo nel Nord Africa, nel vicino Oriente, e due animate tele ricche di personaggi ci immergono in un mondo fantastico che è quello legato al deserto, legato al calore, legato alle palme, ai datteri, a questa vegetazione completamente diversa rispetto alla nostra principalmente conosciuta e rappresentata, diversa anche nei colori, nelle espressioni, negli animali rappresentati come questi cammelli. La richiesta per il pandan è di 5.500 euro. 5.500 sono firmati Miru, e colgo l'occasione anche per salutare il professor Piero da Pisa. Colgo l'occasione per salutarlo con un abbraccio caloroso, chissà se ci sta vedendo in trasmissione, in questo caso un caro saluto al nostro professor Piero da Pisa, un saluto però anche a tutte le amiche, tutti gli amici che ci stanno seguendo ormai da tanti anni con soddisfazione animate le nostre trasmissioni, perché siete voi alla fin fine a fare la trasmissione con le vostre richieste. Non abbiate timidezza, non siate timidi, chiamateci, chiedete di rivedere le opere, chiedete di riosservare un dettaglio, un particolare. Siamo qui per questo, siamo qui per soddisfare i vostri desideri. Ed è un piacere incredibile. Io attendo ora Federico per rientrare in studio, riprendere il timone della trasmissione, perché sono ancora tante le opere che non abbiamo approfondito con la giusta attenzione. Sono meravigliose le Venezie, le diverse proposte legate al mondo della pittura religiosa, come il numero 7, questa Sacra Famiglia, interessantissima nella sua struttura, che vede in primo piano la Sacra Famiglia, San Giuseppe, la Vergine, il Bambin Gesù, inserito in un contesto rurale, ma anche quasi classicheggiante. Lo vediamo ad esempio in quella serie di ruderi nella parte sinistra del dipinto, e l'apertura paesaggistica invece nella parte destra. Guardate che meraviglia il dettaglio, è davvero inusuale, delle fasce appoggiate al sacco su cui si sta distendendo la Vergine, sta trovando ristoro in questa pausa appoggiandosi a questo sacco bianco. Troviamo le fasce che cos'erano? Servivano per fasciare i neonati, per tenerli sostanzialmente fermi nella loro struttura. Spesso vediamo questi bambini in Gesù strutturalmente un po' come in un bozzolo, in una sorta di bacco da seta, sembrano a volte nei pittori meno capaci.
In questo caso il bambino ha trovato anche lui un momento di ristoro, è stato sfasciato, vediamo la fascia nella parte sinistra, arrotolata in maniera davvero diligente e ordinata, e il bambino che si sta muovendo in maniera quasi scomposta, lo vedete con queste gambine in movimento, questa pancia morbida, batracciosa quasi. Il bambino Gesù che tocca i suoi genitori terreni, li tocca, ne sente la necessità di questo contatto e con la manina destra va a cercare la presenza della madre, tocca il vestito, probabilmente cerca anche il seno materno con quella mano per poi iniziare il suo nutrimento. Ma guardate che dolcezza incredibile, l'avvicinarsi del bambin Gesù al volto di San Giuseppe con un bacio. Con la sua manina tiene la mano del Padre Terreno e si avvicina al santo con una sorta di bacio. Vorrei farvi ulteriormente notare un dettaglio, che è quello del gioco di mani che sostiene il bambin Gesù. Abbiamo nella parte sinistra del bambino la mano di San Giuseppe, nella parte destra invece la mano della Vergine. Arrivo subito. Ricordiamolo a tutti, 3.800 euro, 3.800, ma guardate che meraviglia, guardatela, questo gioco di mani che va a sostenere il bambin Gesù. È di una dolcezza incredibile. 3.800 euro, siamo nella scuola emiliana del 600. Federico, quando vuole tornare in diretta, guardatela, la Sacra Famiglia, guardatela, è un momento intimo, è un momento domestico, è un momento dove il divino si inserisce perfettamente nella consuetudine terrena di un momento di dolcezza, di un momento di pace, di un momento intimo familiare, perché questa è la Sacra Famiglia, questa è la Sacra Famiglia. 3.800 euro la richiesta, siamo nel 600 e la scuola è quella emiliana. Federico, mi stupisco che non sia stato ancora confermato, perché è un prezzo simile davvero. Forse i nostri collezionisti, ma ne parlavo ieri sera con un gruppo di amici. Mi chiedevano come facciamo a sapere che l'opera è originale. Con questa domanda lascio a Federico. Semplicemente vedendola davvero, telefonandoci e confermando al 0229 52 90 57 la tela, il cretto, il telaio, la consunzione, lo stile, sono tutti gli elementi che concorrono a permettere di distinguere l'originalità dell'epoca. Oltretutto, per tutte le nostre opere avete il certificato, un amico, signor Filippo, è venuto proprio qui in trasmissione ora a definire l'acquisizione di un grande dipinto meraviglioso, complimenti per l'acquisto di un paesaggio di Castelli molto bello, naturalmente è tutto corredato dal nostro certificato che vi parla, oltre ad avere due lauree in storia dell'arte, ha anche la qualifica di perito del tribunale. Oltretutto Ars Antiqua, ed è penso l'unica che abbia questa qualifica, è iscritta alla FIMA tra le trasmissioni d'arte, Federazione Italiana Mercanti d'Arte, nonché frequenta tutte le mostre dove un vetting, una commissione, passa per verificare l'autenticità delle opere. Insomma, potete dormire tranquilli, prima di voi siamo noi a comprare le opere e siccome nessuno ci punta la pistola per comprarne una piuttosto che un'altra, scegliamo solo il meglio e la qualità. Allora, 3.800 euro,
siamo in Emilia nel 600. La pittura emiliana si caratterizza tra le varie cose per queste cromie giocate sui rossi, sui gialli, su questa dolcezza, su questo classicismo. In quanto sul finire del 500 una famiglia di pittori, i Carracci, Agostino, Ludovico ed Annibale, proposero un ritorno al classicismo, miscelato però naturalmente da una indagine naturalista, per cui è un linguaggio che oscilla davvero tra l'ideale classico e il naturalismo. Ecco quindi che il buon disegno, la definizione dei riferimenti anche ai sentimenti e alle emozioni compare molto molto evidente. Tra l'altro l'opera, vedete, evidenzia un primo piano nel quale si trova la famiglia durante quel soggetto che è definito il riposo durante la fuga in Egitto. Riposo che il pittore non omette di celebrare inserendovi alcuni elementi, quali questo sacco nel quale la sacra famiglia aveva riposto i propri averi prima della frettolosa fuga verso l'Egitto, e naturalmente questo cartiglio. Il fondo è un fondo di paesaggio, ed il paesaggio è uno altro dei caratteri peculiari della scuola emiliana. I Carracci, poi Domenichino, saranno coloro che proporranno la riforma del linguaggio relativo al paesaggio, che diventa un paesaggio animato. 3.800 euro, sento tutte le nostre linee ovviamente suonare, perché Vania forse converrà che vada anche tu, perché si tratta di un dipinto affascinante. Poi le sacre famiglie sono come sempre dei soggetti molto piacevoli. Il soggetto mariano è di affascinante familiarità. Queste sono opere che poi si accosteranno alla vostra vicenda non solo collezionistica ma anche familiare, emozionale, per tutta la vita, e ne godrete la qualità a cifre veramente veramente vantaggiose. A 3.800 euro non solo il fatto di essere del 600, ma soprattutto il fatto di essere un'opera di qualità, e lo si evince dalla definizione. Abbiamo anche l'amico Francesco, che saluto, che mi ha chiesto tra l'altro quest'opera. Buonasera direttore. Poco fa un amico, penso della Sicilia, 091, che ci ha chiamato poco tempo fa. Insomma, questa è una novità, la pittura di carattere religioso, di questa dolcezza, naturalmente affascina tutti i collezionisti. Siamo in diretta, Bagna penso sia anche lui all'altro telefono, per cui insomma abbiamo tutti i telefoni in questo momento impiegati. 38, novità della serata. Tra l'altro naturalmente voi state comprando un quadro ad un prezzo di un anonimo, ma con un po' di ricerche che naturalmente necessiterebbero di un tempo che noi non abbiamo per poter comprare, vendere e portarvi tutte queste novità alla sera, è evidente che trovando un nome poi diventi ancor più importante l'opera e ancor più prestigiosa. L'importante, come i nostri amici sanno riconoscere, è la qualità, la conservazione nell'antico, a 3.800 euro. Ci spostiamo poi, e credo sia stata sufficiente l'indicazione dell'opera, ad osservare il numero 4, che è il nostro dipinto. In questo caso l'attribuzione è inequivocabile perché è firmato Louis Michel Van Loo, maestro nato a Toulon nel 1707, morto a Parigi nel 1771. È firmato in basso e datato 1730. Stiamo presentandovi colui che fu, una volta tornato a Parigi nel 1734, il ritrattista ufficiale dei re di Spagna e di Francia. Bravo, Vania, fermati qui. Guardate la ricchezza di questo costume. Il maestro è in grado di definirne il volume, come anche nel contempo, con queste pennellate corpose, direttore, vada lei al telefono, grazie, di definire i dettagli della veste, molto preziosa, naturalmente. Si tratta di un ritratto aulico, di una figura nobile, molto rara nella produzione di Van Loo, che vi ricordo tra l'altro si trova nei grandi musei internazionali, è la presenza delle figure femminili. Fu figlio di Jean-Baptiste, grande maestro ritrattista, del quale si trovano tra l'altro opere a Palazzo Reale e al Castello di Rivoli di Torino.
nel 1728 si trasferisce da Parigi a Roma, dove frequenta l'Accademia di Francia. Studia pittura rinascimentale, la scultura antica, il ritratto, e proprio del ritratto divenne uno dei maggiori interpreti europei del Settecento. Questo è un quadro da Louvre, è un quadro da Prado, è un quadro da National Gallery. Andiamo a vedere la zuppiera in argento, allora, per un amico. Allora, pesa 6 kg e mezzo, 6.500 grammi. È la nostra zuppiera in argento del XIX secolo, è firmata da un grande argentiere napoletano, un oggetto strepitoso, 6 kg e mezzo d'argento. Allora, è firmata, ve lo faccio vedere perché lo abbiamo visto prima. Oltretutto, naturalmente, qui non solo abbiamo il peso dell'argento, ma abbiamo una qualità straordinaria. Eccola qui, firmata in basso a sinistra da Avoglio. 9.000 euro la richiesta. Luigi Avoglio, uno dei grandissimi argentieri napoletani dell'Ottocento. Guardate il soggetto, che bello. Questo è un amico, anche l'amico Duccio da Pesaro, che è un cultore degli oggetti straordinari, si tenga pronto per il sipario, potrebbe entrare nella sua collezione di meraviglie. Questi sono gli oggetti che si vedono al Victorian Albert Museum, al Kunsthistorisch Museum, in quelle sezioni dedicate agli oggetti da Wunderkammer, alle meraviglie. Abbiamo una zuppiera in argento, stupenda anche nell'interno, dove si vede tutta la lavorazione, vedete? Eccola là. Misura straordinaria per un centrotavola, che vedete presenta i modelli relativi. Che bella che è! Questo è un argento che anche chi, come i nostri collezionisti, magari non fosse uno specialista in argento, non può non comprendere. Favolosa è l'impostazione, con questi tritoni, che sono figure mezze umane, mezze marine, eccole qua, tutto lavorato in argento è il corpo del tritone, che poi, tra l'altro, cioè, qui vi sto vendendo a un prezzo favoloso 6 kg e mezzo di argento, amici napoletani, amici italiani, amici tutta Italia, una zuppiera da favola. Questo è un oggetto da favola, Luigi Avorio ne è l'artista, è firmata, lo ripeto, qui che vedete richiama ancora un gusto rococò, dove si contrappone la sinuosità delle figure marine a questa zuppiera che è sospesa, veramente 6 kg e mezzo, non ho mai sentito un avorio, veramente un oggetto bello, direttore? Questo deriva da una grandissima collezione, naturalmente sono oggetti da collezione molto molto rari. Ecco, vedete, abbiamo anche il perno sotto la zuppiera e poi questo putto che cavalca un delfino. È a tutto tondo, quindi è scolpita sia sul fronte che sul retro, ve la faccio vedere, Vania, te la giro così in orizzontale, così gli amici capiscono anche la dimensione. Oggetti molto molto preziosi, guardate la lettura anche dei capelli scolpiti con questa somma attenzione ai dettagli. Questo è un capolavoro in argento firmato da uno dei grandi argentieri napoletane, è un orafo napoletano, è firmato e Avoglio, appunto. Siamo nel XIX secolo, in argento. Chissà l'amico Antonio da Napoli se ci sta seguendo, se così fosse non gli sfuggirebbe certamente questa preziosissima zuppiera in argento. Pesa 6 kg e mezzo, per cui anche al grammo, capite, è nulla. Cioè, questa è andata, Vania, questa vai da uno dei grandi argentieri in Italia e ti chiedo i 18, i 20 mila euro, ma fanno bene a chiederteli perché è una meraviglia dove si alternano le figure dei tritoni, le vedete, a quella di questo putto sul delfino. Guardate anche la resa dei dettagli, vedete? Tutto lavorato finemente,
oggetto da collezione naturalmente di qualità eccezionale. Allora ve lo giro definitivamente dalla parte del delfino, così l'avete visto, direttore, tocca a lei. A 9.000 euro state portando a casa un oggetto che cambierà la storia della vostra collezione. Guardate, Avorio è talmente abile nella resa dell'anatomia che sembra e si mostra capace di rendere la possenza, la muscolatura di questi due tritoni che sostengono a braccia aperte questa zuppiera. €9.000 è una richiesta vantaggiosissima. State portando in collezione la più bella zuppiera che ci possa essere sul mercato, firmata, lo ripeto, Avorio, questo grande orafo di Napoli, operoso sul finire del XIX secolo, in uno stile che naturalmente celebra una straordinaria capacità di cesellatore, lo vedete in questi giochi a volute che vanno fino sotto, poi questo sostegno altrettanto bello, e tutto il dettaglio del getto. Ma pensate, che bello, guarda, questa è un'opera da mettere in vetrina di una grande orificeria del centro di Roma, di Napoli, di Milano, ma anche di Londra, di New York. Sono oggetti di una rarità assoluta, non ha un dettaglio sbagliato. Grazie mille, sì, questo è un oggetto, stiamo ricevendo molti complimenti, naturalmente ci fa un piacere enorme potervelo presentare in diretta. Ecco, vedete anche l'idea di posizionare un volto, quello maschile, rivolto verso destra, ma guardate addirittura la resa dei denti, adesso io, guarda Vania, io che ho la fortuna di vederlo da solo, su, vedi? Guarda, qui sembra di vedere Gemito. Vi ricordate gli scugnizzi di Vincenzo Gemito? Quel verismo, quel naturalismo così evidente nei tratti dei protagonisti di quel mondo, tornare prepotentemente in questo oggetto. È una delle novità straordinarie di questa sera. Mi avete capito, il sipario, vi ho già anticipato che si tratta di un oggetto, amico Duccio, se ci fossi, non perderlo perché questo è per te. Tra poco ci chiudiamo anche la giacca per presentare il sipario, anche per fare un po' freddino, dobbiamo riaccendere il riscaldamento, ma ci siamo scaldati con la bellezza del nostro Avorio. Io tornerei, no, abbiamo un altro signore, allora andiamo per il signore, con chi è direttore? Giovanni, va bene, allora, signor Giovanni, 9.000 euro, ripeto, 6.000 grammi e 6.500 grammi d'argento, che vogliono dire 6 kg e mezzo di argento. Ma qui non stiamo vendendo solo il peso dell'argento, questo materiale prezioso di per sé stesso è un investimento, c'è chi compra l'argento e l'oro in lingotti, vagna e se lo tiene in banca e non lo vede mai, e chi invece decide di acquistare l'argento sotto forma di bellezza artistica. Mettete sulla bilancia le due cose e mi direte quale sia più conveniente per voi. Allora, 9.000 euro è firmato da Avorio, questo grande scultore napoletano. Grazie, grazie molte. Ci stanno chiamando molti, molti appassionati. Complimenti, attenzione perché solo uno potrà portarsi in collezione questa opera straordinaria. Tra l'altro notate, noi degli argenti, vedo Margherita che mi chiama, allora ai ai ai, Vania vai sulla zuppiera. Stanno scatenando i collezionisti d'argento, evidentemente sapete che qui voi avete la fortuna di incappare, come proprio si fa nella ricerca, in un oggetto decontestualizzato. Gli argenti ancora non abbiamo iniziato a presentarli, ma non temiate che sarà una delle prossime tappe in questo grande percorso che ci ha portato finalmente nella nostra casa. Tra l'altro relativamente al percorso
domenica e martedì, tra due giorni, ritornerà il moderno e il contemporaneo. Ci ha fatto piacere incontrare molti collezionisti che ce ne hanno chiesto appunto durante la fiera di Bergamo. Vagna, torniamo al Van Loo. Margherita, penso, ora è con un collezionista per l'avorio. Signori, sempre relativamente ad oggetti da Wunderkammer, permettetevi di mostrarvi questa zanna fossile, un avorio fossile, un mammut. Allora, qui devo indicarvi la bellezza del materiale. Se l'argento poc'anzi presentato evidenzia tutta la preziosità, la tecnica di uno dei metalli preziosi più affascinanti nella storia dell'arte, in questo caso l'opera che vi sto presentando mi ha affascinato innanzitutto per l'elemento, è un naturalia, è un oggetto che si trova nelle Wunderkammer. Se l'argento fa parte degli artificiali, cioè di quelle opere che il genio, la maestria degli artisti modellano, cesellano e ne danno una forma, il naturalia invece è un oggetto, in questo caso l'avorio fossile, che deriva dal mondo della natura, che poi naturalmente in questo caso però ha anche una dotta e favolosa interpretazione artistica in questa raffigurazione su più livelli, che trova nella finitezza dei particolari in una civiltà, Vagna, parlavo oggi con un collezionista di arte orientale che già possedeva le calze di seta ricamate quando noi eravamo nelle caverne, per cui insomma è una civiltà straordinaria quella orientale e noi ogni tanto la intercettiamo. Questo è un oggetto che non deve sfuggire alla vostra attenzione. È firmato qui in alto a destra, 2.800 euro, ha tutto, alla pagoda, agli animali, alla natura, e ha soprattutto, a mio avviso, il fascino della contrapposizione tra il materiale allo stato puro, tra il fossile, brunito, lo vedete qui, questo è l'avorio di mammut, per cui è un oggetto che ha milioni di anni, che viene poi scolpito invece con grande maestria e che, facciamo vedere anche sul retro, così ancora meglio si capisce, vedete? L'avorio, le sue fessure, il processo di fossilizzazione e poi, vedete, guardate i dettagli, a 2.800 euro è una delle novità, questo in fiera non ci sta mezza giornata. Io ho voluto premiare chi ci segue televisivamente. Per dare l'opportunità a voi. Allora, abbiamo un altro collezionista per la zuppiera. Torniamo a vedere la zuppiera in avorio, 6,5 kg, 34 centimetri per mezzo metro di larghezza, 28,5, mezzo metro di argento purissimo, firmato da uno dei grandi argentieri napoletani, oggetto straordinario nella foggia, nell'interpretazione figurativa, che contempla due figure di tritoni, questi esseri tra il mondo umano e marino, ed eccone, guardate, la bellezza soprattutto della resa materica, di queste squame che vi garantisco dal vero sono di un naturalismo incredibile, di una preziosità. Guardate come riverbera la luce, rendendone quasi la freschezza, sembrano appena usciti dall'acqua. Ha un effetto illusionistico unico, così come nel contempo la maestria di Avoglio che firma l'opera è osservabile nella muscolatura di queste due figure. Signori, questo è un avorio da collezione, da impazzire. 6,5 kg, scusate, un argento da collezione, da impazzire. 6,5 kg. 9.000 euro firmato e Avoglio, questo grande orafo napoletano del XIX secolo. Margherita, a proposito di preziosità, andiamo a vedere Van Loo al numero 4 con la regia e i suoi riferimenti. Grande trasmissione, un abbraccio a chi ha confermato dalla Sardegna quel bellissimo De Ferrari, a chi da Legnano, e sono in due collezionisti questa sera nello stesso luogo, pensate che coincidenza, ha confermato l'Annunciazione e la terracotta dei Santi Pietro e Paolo. Allora,
Voglio portarvi a rivedere il Vanloo perché è un dipinto che può stare nella collezione, lo vedremo tra pochissimo, dei ritratti dei grandi musei internazionali, è firmato e datato. Vi sto parlando di colui che dopo la sosta romana, la formazione presso l'Accademia di San Luca, che dopo la parentesi piemontese, quando dipinse i ritratti dei Savoia, del suo soggiorno torinese, dove tra l'altro si era trovato ed era stato presente il padre, che appunto lascia le sue opere oggi visibili al Palazzo Reale di Torino e alla Reggia di Venaria, entriamo a vedere in diretta allora la straordinaria capacità di resa di questi tessuti per colui che vi dicevo, tornato a Parigi, divenne l'interprete ufficiale, il cantore delle figure, dei personaggi della corte parigina e poi di quella spagnola. Infatti a Torino era stato soltanto un annetto, intorno al 1633, aveva rappresentato i quattro figli piccoli di Carlo Emanuele III di Savoia, ovvero Vittorio Amadeo, Maria Luisa Gabriella, Maria Felicita Vittoria. Allora, ritorniamo su Lavorio. Avete capito, questa sera abbiamo una prestigiosissima collezione internazionale che abbiamo acquisito. Quando dialoghi tra un Vanloo da museo firmato e datato 1730, quando interpreti il mondo degli argenti con una zuppiera o legumiera che dir si voglia di 6,5 kg firmata da Avoglio, di una qualità da impazzire, perché questa è una zuppiera che misura, pensate, 0,5 metro addirittura di larghezza, è pesantissima, tutto argento, qui bisogna stare, questa è un'opera da osservare con grande attenzione, questa è un'opera che nelle orificerie, Margherita, stanno squillando tutti i telefoni, direttore, qui faremo una trasmissione di quello Lavorio, allora, si stanno chiamando, allora, serata da Wunderkammer, il mondo degli argenti, 9.000 euro una zuppiera da museo firmata Avoglio, andiamo a vedere di nuovo il Lavorio fossile a 2,8 firmato Cina, XIX secolo, una chicca che evidenzia, questo amici è un oggetto per chi anche non avesse nessuna presenza in collezione di opere di manufatti orientali, Cina e Giappone sono due mondi straordinari, questo è l'oggetto da acquistare, qualità, prezzo, intattezza, oltretutto è firmato, qui fate anche tombola perché purtroppo io l'ho acquisito nella casa e naturalmente non solo non ho decifrato ma non ho capito la firma di questo scultore, ma guardate la qualità, pensate il lavoro che è sotteso a queste nicchie dove in prospettiva potete leggere numerosissimi episodi. Questo è un oggetto che dovrebbe costare 7.000 euro, non 2.800, con tutti gli episodi su più livelli. Sembra di entrare all'interno di una sorta di grattacielo naturale, dove guardate le pareti esterne sono quelle del mammut, dell'avorio fossile, per cui hanno tutto il fascino di un oggetto che ha attraversato milioni di anni, che è stato ritrovato e poi scolpito quasi fosse, e anche qui è bello, non solo un grattacielo ma una montagna, vedete, che poi il nostro scultore analizza nei particolari, guardate gli animali, guardate sotto questa pagoda addirittura compaiono degli animali, questo è un oggetto che ogni sera che desidererete, attraverso magari l'utilizzo di una lente, andrete a osservare nei dettagli i costumi, i volti. Ecco qui. F-
Federico, probabilmente nella concitazione ci siamo un attimo confusi. La zuppiera è anni 30-40 del Novecento. Ah, perfetto, grazie. Assolutamente, perché probabilmente nel passare da un'opera all'altra c'è stata un po' di confusione. Comunque, sì. Anni 30-40 del Novecento, napoletano, a Voglio. Io consiglio a tutti i nostri telespettatori di guardare gli esiti d'asta di questo argentiere napoletano, perché sono da sobbalzare sulle poltrone. Noi vi proponiamo una zuppiera di una bellezza incredibile. I nostri colleghi si stanno facendo avanti per allora abbiamo molti colleghi che si stanno corteggiando, stanno facendo delle proposte a Margherita, che naturalmente è imparziale, per cui la richiesta è di 9.000 euro. Andate ad osservare gli esiti d'asta di Avoglio, anni 30-40 giustamente ci indicano da casa, mentre 1730 è la data inequivocabile perché è firmato. Margherita, possiamo mandare i riferimenti dai musei di Van Loo, colui che ritrasse i Savoia, dicevamo, poi dal 34 torna a Parigi, è l'artista ufficiale dei regnanti francesi. Naturalmente conosce i modelli di Rigaud, di Nicolas Larigerie, dei grandi ritrattisti ai quali si ispira, dopo che nella sua stagione italiana aveva conosciuto i modelli rinascimentali, la cultura antica, e all'Accademia di Francia aveva appunto dato il meglio di sé. Ecco, Margherita, se può darmi anche le descrizioni dei dipinti, dove si trovano, così diamo anche agli amici il senso dell'importanza dell'opera che presentiamo. Questa è molto simile alla nostra bimba, ancora preziosissima nei costumi, ha un pappagallo che trattiene con grande azione ed emozione, così come la nostra. Guardate il trono. Signori, stiamo osservando una fanciulla nobile, chissà poi capire anche l'importanza del soggetto, ma guardate anche la resa naturalistica, l'espressione, vedete? È una visione intimistica quella che Louis-Michel Van Loo ci dà della fanciulla, che si mette in posa e allora mostra le proprie piume, evidenzia la bellezza del suo costume in questi ricercatissimi pizzi che ne coronano la scollatura, in questi giochi di decori floreali che ne impreziosiscono la veste probabilmente da casa, la resa, guardate, del tessuto color porpora di quel magnifico trono che la sorregge. Ripeto, al Castello di Rivoli, al Palazzo Reale di Torino si trovano opere del padre. Questo, Margherita, è il ritratto della Fondazione Accorsi Ometto di Torino. È il ritratto di Maria Luisa Gabriella di Savoia, figlia di Carlo Emanuele III, appunto uno dei quattro figli che ritrasse nel 1733. Siamo in diretta, siamo con voi per darvi una grandissima trasmissione. Siete molti che ci state chiamando. Allora, torniamo al numero 7, perché abbiamo una richiesta anche per il numero 7, che è la Scuola Emiliana del 600 a 3.800 euro. Opera molto interessante, è una delle novità che vi stiamo presentando, a 3.800 euro. Van Loo da museo, abbiamo visto quello della collezione Ometto, ma potevamo mostrarvi anche le opere naturalmente che si trovano nei grandi musei. Poi qui abbiamo un Antonio Canella estremamente interessante, pittore del quale abbiamo riferimenti soprattutto di presenze, andiamo a vederlo, nelle mostre di Torino, di Genova, di Milano, le promotrici dove gli artisti portavano le proprie opere. È un paesaggio probabilmente lombardo, dove si evocano i motivi della pastorale, dove con grande attenzione il paesaggio è descritto, tanto nei suoi dati naturalistici quanto in quelli del paesaggio, per cui gli speroni rocciosi, il corso d'acqua,
La richiesta economica la facciamo e la ripetiamo anche per coloro che fossero giunti orora in trasmissione, 4.500 euro. Abbiamo una buona sezione di vedute perché amiche ed amici abbiamo Canella 4 e 5, abbiamo la Venezia del XIX secolo al di là del Vallù, l'isola di San Giorgio Maggiore e poi dall'altra parte dello studio abbiamo al numero 8 e al numero 9 una seguace di Giacomo Guardi, l'opera reca l'attribuzione addirittura al grande Giacomo con scheda dei Malaguti, noi diamo invece una definizione di seguace del XIX secolo di grande qualità perché lo vedete entrando all'interno del dipinto d'olio su tela, soprattutto le figurette, i giochi di luce sono squisiti. Federico, squilliamo il campanellino per il numero 5. Oh, bene, allora il Canella, Antonio Canella è in conferma, torniamo a risquillare il nostro campanellino che si era un attimo adagiato in silenzio. Allora il numero 5, complimenti a questa cifra, ha fatto un ottimo acquisto, complimenti, la pittura di paesaggio non tradisce mai. Siamo in diretta, allora andiamo ancora sulla zuppiera perché poi da un momento all'altro arrivano le conferme, anni 30-40, un oggetto straordinario che sta suscitando l'interesse di tutta Italia, soprattutto degli amici di Napoli, dove Avoglio lavorava, grazie, e dove ha reso e realizzato questa straordinaria opera. 9.000 euro. 6 kg e mezzo di argento purissimo, ve lo stiamo vendendo al peso sostanzialmente, quando si tratta in realtà di una straordinaria opera di grande, grande qualità, firmata tra l'altro. Vedete, il mondo è quello caro ai napoletani del mare, il mondo che i pittori del Seicento, i Recco, celebravano nelle proprie nature morte, è quello che l'argentiere celebra con questi due tritoni, figura maschile e femminile, che sostengono con tutto il loro impegno, con tutta la loro muscolatura pronunciata, questa zuppiera. Guardate i dettagli. Allora, torniamo sul Bottani. 9.000 euro, oggetto straordinario. Abbiamo gli argentieri di mezza Italia che ci stanno chiamando. Qualora, amici, non foste collezionisti di argenti, chiamate un amico. Indicateglielo. Stasera, se non verrà confermato, domattina, dopodomani. Insomma, non mancate di cogliere la bellezza delle nostre opere. Andiamo al numero 13, un'altra novità di questa sera, dipinto di Bottani, questo maestro cremonese, formatosi poi a Firenze con Meucci e trasferitosi a Roma, dove accanto all'esperienza della pittura antica, accanto al revival seicentesco dei classicisti ed in primis Guido Reni, seppe realizzare delle opere di straordinaria bellezza. Io direi anche dalla regia, Margherita, già che ci siamo, di mandare il riferimento più importante, che è quello del Metropolitan Museum di New York, raffigurante la partenza di Santa Paola e Eustachio per la Terra Santa. Si tratta di un olio su tavola 41x50, Bottani nasce a Cremona nel 1717. Andiamo dalla regia intanto. Eccola qua. Siamo in diretta. Questa è l'opera di Bottani che si trova al Metropolitan Museum di New York, il più grande museo d'arte antica, il MoMA, negli Stati Uniti d'America. Guardate il volto della Santa al centro. Con questo sguardo rivolto verso l'alto, la bocca socchiusa, un collo possente, un gioco di panneggio, brava Margherita, ecco, guardate, io direi che Bottani qui ha usato lo stesso cartone, un pittore accademico, un pittore che ha nel disegno il proprio linguaggio. Amici cremonesi, amici lombardi, amici romani, dove il maestro soggiornò a partire dal 1735, completando la sua formazione con Agostino Masucci,
e dove nel 1758, fermi così Margherita, bellissima questa immagine, fu accolto all'Accademia di San Luca. Avete l'opportunità di portare in collezione uno dei maestri più rinomati della seconda metà del Settecento, che evidenzia una cultura ormai neoclassica, ma che nel contempo non omette di distillarla rispetto alle suggestioni della grande tradizione, soprattutto reniana, del Seicento. Guardate i giochi di luce, estremamente delicati, guardate il colpo di luce in quegli occhi, che hanno proprio nella rotondità, vedete, nella terza dimensione, potrei davvero dire, una delle proprie prerogative. Pensate, stiamo parlando di un maestro così importante che nel 1769 l'imperatrice Maria Teresa d'Austria decise di nominarlo insegnante di pittura e direttore dell'Accademia di Belle Arti di Mantova. Per cui un maestro straordinario nella pittura, un maestro rinomato dal punto di vista accademico. È una delle novità di questa sera, inedito, 7.000 euro per l'opera che stiamo presentando. Siamo in diretta. Tra l'altro è stata collocata a fianco al numero 14, che è il ritratto di Clemente XIV, colui che proprio in quegli anni, bellissimo questo accostamento, Margherita. Ecco, lasciamoli vicini un attimo, Vania, perché stiamo presentando un pittore, Bottani, che dipinse proprio negli anni del pontificato di Giovanni Domenico Porta, detto appunto Papa Clemente XIV Ganganelli, che fu Papa tra il 1769 ed il 74. 5.500 euro la richiesta del dipinto dell'ambito di Giovanni Domenico Porta, scusate, mi sono confuso, naturalmente il Papa è Papa Clemente XIV, nato a Sant'Arcangelo di Romagna nel 1705. Un pontefice molto importante perché fonda il Museo Pio Clementino, che ampliato da Pio VI diventerà poi sostanzialmente il Museo Vaticano. Un Papa riformatore che si era interessato di una riforma amministrativa per limitare il fiscalismo pontificio, un Papa molto colto, e infatti è raffigurato con un santo, con il gesto benedicente che abbiamo visto nella terracotta del bambino Gesù, ma è presentato dinanzi alla sua bella libreria con un calamaio in primo piano, di qualità naturalmente, e la resa anche qui dei tessuti. 5.500 euro. Le donne, i cavalier, l'arme, gli amori, le cortesie, le audaci imprese io canto. Federico, la comunicazione artistica è un vero tormento, ma tu la renderai piacevole, gradevole, così. Signori, Ars Antiqua ad Artem, conduce Federico Bulgarini. Grazie Giuliano, con questa bellissima presentazione ci permetti di svelare il nostro preziosissimo sipario, un illustre sipario accolto dalla voce di Giuliano. Beato chi riceve la grazia di entrare nei divini misteri, santifica la vita, consacra l'anima nel tiaso e pio si purifica, celebra sui monti Bacco e i riti della Gran Madre Cibele, scuotendo alto il tirso. Il capocinto d'Edera si fa ministro di Dioniso. Andate, andate, baccanti, riconducete dai monti di Frigia alle ampie contrade dell'Ellade Dioniso, il figlio di un dio, Dioniso, il dio Bromio.
e meglio di nessun altro di Giuliano può leggere questo testo di Euripide che cita il prestigioso tema delle baccanti, di queste figure festanti legate al dio Dioniso, il dio della forza vitale, che abbandonavano nell'antica Grecia, tra il IV e il V secolo avanti Cristo, le proprie case ornate di pelli e di corone di edera, come si può ben vedere in questa scultura, e che poi si dirigevano nei boschi in preda alla frenesia estatica con la quale celebravano appunto il dio Dioniso. Stiamo parlando di un eccezionale trittico in bronzo dorato della seconda metà del XIX secolo, costituito ai lati da due candelabri ad otto luci, raffiguranti figure femminili sempre di baccanti, e le vediamo con questi tralci di edera, scolpite, cesellate, dorate con magnifica e superba eleganza in un trittico che riporta l'iscrizione Clodion 1862. Ecco i bronzi impostati su questi basamenti altrettanto straordinariamente eleganti. Ecco l'orologio al centro, basamento in bronzo dorato, decorazione a sferette, doppia decorazione a sfera, base a voluta nera e poi il soggetto al centro, che è appunto quello delle due menadi colte in questa danza sfrenata, accompagnate da un tamburello e quel satiro che gioca insieme a loro. Ciò che mi preme spiegarvi ed indicarvi è che questo trittico ottocentesco del periodo di Napoleone III, che sapete riportò l'impero dal 1852, il secondo impero al 1870, è firmato, datato 1862 appunto, ed è firmato Clodion, che è questo grande maestro francese del Settecento. Claude Michel, conosciuto appunto come Clodion, ecco la firma, nato a Nancy nel 1714, che realizzò un'opera come questa di Baccanali, detta appunto Baccanaglia, datata 1762, della quale esistono illustri esempi. Come quel trittico che vi mostrerò tra pochissimo, anzi chiederei a Margherita la cortesia di mostrarlo, andato in asta da Christie's a $47,500. Asta Christie's New York, $4,700. Con Margherita al telefono, la curiosità anche intellettuale di conoscere la richiesta di questo trittico eccezionale, un trittico di gusto internazionale, non solo per i francesi che hanno nel Settecento in Clodion uno dei più grandi interpreti di questi soggetti, spesso anche in piccole terracotte raffiguranti i baccanali, ma guardate la resa dei dettagli di questo bronzo dorato al mercurio. Io chiederei a Margherita di mandare dalla regia l'esito d'asta di un soggetto analogo, di un trittico analogo, incantato nel novembre 2014 a New York a €47,500. Price realized USD $47,500. Starting price $25-$35. E vedete, è esattamente la stessa composizione che vi stiamo presentando, che invece di proporre i due vasi nei candelieri laterali sempre ad otto braccia, mostra invece due figure femminili
avvicinabili a queste dee ornate da corone di fiori. Probabilmente sono due stesse baccanti che, terminato questo ballo sfrenato che vediamo nelle due figure sormontanti l'orologio, appaiono invece di ben altra eleganza nelle due figure appunto delle cariatidi. Opere di Clodion, abbiamo solo queste di riferimento, abbiamo anche le opere di Clodion del Louvre, sono nei grandi musei, dalla Reggia di Versailles, all'interno del South Kensington Museum, per cui del Victoria and Albert Museum, al Louvre, maestro di grande qualità, che vi stiamo presentando questa sera, col trittico in bronzo dorato. Margherita è al telefono già con numerosi collezionisti. Guardate poi tutti i dettagli, dalla coppetta che sostiene il candeliere a due ordini, lo vedete? Vedete i due ordini che lo rendono quasi una sorta di cascata? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bracci, per cui qui venivano poste le candele. Scolpito a tutto tondo anche sul retro, siamo in diretta, siamo con voi per darvi il meglio delle nostre ricerche. Questi sono oggetti da grande collezionismo internazionale. Clodion, lo ricordo, si era trasferito a Parigi, era entrato nel laboratorio dello zio Adam, il fratello della madre, nel 59 era entrato nello studio di Jean-Baptiste Pigalle. Nel 62 è documentato nell'Accademia di Francia a Roma, dove, per quanto concerne le due figure di Menadi al centro, naturalmente pare che uno dei riferimenti possa essere quello dell'Apollo e Daphne di Bernini. Lo vedete? Allora, Margherita ha molti collezionisti al telefono, è del XIX secolo, è Napoleon Trois, è datato 1862, per cui non c'è nessun equivoco, è firmato da Clodion, pesa molto, vediamo se riesco a farvelo girare. Ecco qui, Clodion, fosse di Clodion del 700 sarebbe un oggetto da 300-400 mila euro. No, l'ho detto, penso di essere stato chiaro. XIX secolo, datato 1862, scritto qui, tratto da un modello di Clodion. Significa che nell'Ottocento firmano Clodion, anche se siamo naturalmente nell'Ottocento. Così come del resto il modello che ha realizzato 47.500 euro nel novembre 2014 alla Christie's di New York. Ricordo che Clodion è uno dei maestri più importanti della Francia, della Parigi, della seconda metà del Settecento, capace di raffigurare non solo soggetti amatissimi dalla nobiltà di allora, di menati, di baccanti, di fauni, di ninfe, di satiri, di danzatrici, di bagnanti, dalla grazia audace e sensuale, come queste mostre, figure, queste nostre figure evidenziano, ma anche di importanti monumenti come la commissione per il bassorilievo della colonna della Grande Armée e per l'arco di trionfo del Carrousel di Parigi, ricevute nel 1798 per commemorare le vittorie di Napoleone Bonaparte. Siamo in diretta, tre bronzi dorati magnifici, siamo con molti collezionisti che ce li stanno domandando e che hanno posto l'occhio sugli stessi. Assolutamente, davvero io ringrazio tutte le nostre collezionisti, i nostri collezionisti che sono attentissimi ad ogni parola, sono attentissimi con ogni informazione che diamo. Siamo nel 1862, infatti l'opera
reca un'iscrizione sul retro recante proprio la data precisa 1862 e la firma di Clodion. Il mondo è quello, lo stile è quello della, legato al mondo di Napoleone III, dunque siamo nella seconda metà dell'Ottocento, proprio come reca in maniera totalmente conforme la data stessa sul trittico. È un trittico in bronzo dorato al mercurio, la base è in marmo nero, è un trittico preziosissimo, i candelabri sono a 8 luci sostenute da due figure femminili di una bellezza rara. Lascio la parola a Federico perché vorrei mostrarvi il confronto con l'opera di Clodion al Louvre e noterete immediatamente la convergenza con la nostra scultura al centro. Allora, esatto, che deriva dal modello di Clodion. Siamo con un trittico del XIX secolo, 1862, per cui nel pieno del secondo impero, quello di Napoleone III, che aveva riportato la grandeur francese, aveva ricostruito con il barone Huysmans le strade parigine. Salutiamo la nostra collezionista signora Cris da Parigi. Questi sono oggetti che fanno impazzire il mercato internazionale. All'asta di New York, 47.500 euro, questo è il modello che si trova al Louvre, dove Clodion, questo artista che si era formato presso Pigalle, che aveva viaggiato, era stato accademico di San Luca a Roma, aveva osservato Bernini e l'Apollo e Daphne, questa scultura magnifica della Galleria Borghese, è un riferimento molto evidente. Con Margherita l'opportunità di conoscere la richiesta economica per il nostro straordinario oggetto, per il nostro straordinario trittico che vi stiamo presentando. È un oggetto di grande interesse che sta muovendo l'interesse di tutti i collezionisti. Non perdetelo perché siamo in diretta. E poi, naturalmente, perduto. Ma pensatelo su una grande tavola. Pensatelo al centro di una grande tavola. Fate pagare il biglietto d'ingresso ai vostri commensali, che secondo me non oseranno neanche toccar cibo dinanzi a una tale meraviglia. Oppure su una console. Considerate le regge francesi, Versailles, i castelli. Queste erano opere collocate in quei luoghi. Io direi di sentire le parole poetiche di Giuliano, osservando i dettagli per capire con le note di Euripide la bellezza di queste baccanti. Beato chi riceve la grazia di entrare nei divini misteri, santifica la vita, consacra l'anima nel tiaso e pio si purifica, celebra sui monti Bacco e i riti della gran madre Cibele, scuotendo alto il tirso. Il capocinto d'Edera si fa ministro di Dioniso. Andate, andate, baccanti, riconducete dai monti di Frigia alle ampie contrade dell'Ellade Dioniso, il figlio di un dio, Dioniso, il dio Bromio. Grazie, siamo in diretta. Allora, trittico in bronzo dorato, 1862, da illustre modello di Clodion che avete visto poc'anzi al Louvre, 47.500 euro, l'esito d'asta di un trittico analogo dove addirittura personalmente preferisco i candelieri con le figure che con i vasi. Lo abbiamo visto con Margherita. 9.000 euro invece i 6,5 kg di argento stupendo di Avoglio, questo argentiere napoletano
operoso tra gli anni 30 e 40, presumo sia nato sul finire dell'Ottocento, qui siamo negli anni 30 e 40, modello relativo anche qui come nelle Menadi di prima, relativo all'antichità, dove le figure sostengono le nostre opere. Siamo in diretta e... Federico, ho una richiesta per il Bottani, per favore. Allora, andiamo a vedere il Bottani. Poi abbiamo anche il Bertuzzi, che ancora non abbiamo mostrato, questo gioiellino con perizia del professor Egidio Martini, uno dei grandi pittori di Bozzetto. Allora, Bottani, 7.000 euro, inedito. Vi ho mostrato il riferimento all'opera con le appartenenze delle due sante del MoMA. Tutti i riferimenti e i volti. È un dipinto su tavola di questo pittore cremonese che dopo un passaggio a Firenze si è recato a Roma ed aveva osservato da una parte i maestri a lui contemporanei, era stato naturalmente nelle botteghe più importanti della Roma settecentesca, ma aveva recuperato anche il classicismo dei Carracci, di Guido Reni in particolar modo, come si può evincere da questo dipinto. Per cui Firenze, botteghe di Puglieschi e Meucci, Roma nel 1735 con Agostino Masucci, dove completa la propria formazione e dove nel 58 è accolto all'Accademia di San Luca, dove si studiavano naturalmente i grandi modelli dell'antico. Più volte questa sera stiamo incontrando artisti che sono passati da quell'Accademia. Durante il periodo romano aveva eseguito anche una serie di ritratti, come quello, oltre all'autoritratto della moglie di Luigi Valadier, e pale d'altare, una per Sant'Andrea delle Fratte, una per che oggi si trova a Brera, diverse mandate poi a Pontremoli, aderendo ai fermenti del nascente neoclassicismo, ma non dimenticando i dettami seicenteschi, in particolare di Maratta. Guardino lo sguardo, con quegli occhi quasi rilievi colpiti dalla luce. Analizzino le sopracciglia così ben definite, apprezzino la resa analitica, assolutamente calibrata dei colori, delle luci. Nel 1769, per volontà di Maria Teresa d'Austria, fu nominato insegnante di pittura e direttore della neonata Accademia di Mantova, città dove concluse la sua carriera e concluse e visse gli ultimi 15 anni di vita. Se possiamo mandare ancora i riferimenti alle opere precedentemente mostrate, ma sue testimonianze sono riscontrabili anche oltre al Palazzo Ducale di Mantova, nella Pinacoteca di Brera, nella Galleria Sabauda di Torino, per un maestro che costituisce uno dei tasselli imprescindibili di quel movimento neoclassico che stava proprio da Roma per partire. Ecco, questa è un'immagine molto eloquente, molto evidente dell'analogia tra il volto di Maria che stiamo presentandovi su tavola e questa. Questo si trova al MoMA, al Metropolitan Museum di New York. 7.000 euro, tra l'altro, tutti pagabili, come desiderate. Margherita, ci descriva gli avori, perché siamo con la signora, mi diceva il direttore, Paola di Roma, che vuole rivedere gli avori. Allora, vi porto subito con piacere. Guardate, questa sera abbiamo una sezione di oggetti da Wunderkammer, che è costituita dall'avorio di 6,5 kg di avorio, argentiere orafo napoletano, operoso soprattutto negli anni 30-40, un trittico paragonabile a quello che ha conseguito i 47.500 euro alla Christie di New York nel 2014, tratto da Clodion, direttore, un trittico così in bronzo dorato non lo vede più neanche se gira tutte le televendite italiane e mondiali, firmato, datato, naturalmente la firma Clodion, riporta, lo abbiamo già detto 100 volte, diciamolo ancora una volta, ai modelli settecenteschi del grande maestro, allievo di Pigalle, operoso per i più importanti committenti della Francia della metà del Seicento.
collezione di terracotte, dove avete già colto quel rilievo del 600 bolognese, dove vi indico, amici, anche il Sant'Antonio da Padova del 700 a 2.900 euro. Per concludere, i riferimenti sono quelli al mondo degli avori, che Margherita vi descriverà orora, quattro apostoli a 4.800 euro, quattro santi, a 2.008 il trittico, scusate, il nostro avorio fossile. Assolutamente, Federico, si tratta di un avorio fossile. Cosa significa? Che la zanna da cui è stato ricavato il materiale eburneo è quello di un mammut, una zanna preziosa. Abbiamo, oltre alla bellezza del manufatto stesso, Vania, lo sposto un attimino più vicino a me, se no mi devo allungare in maniera inconsulta. Dicevo, la preziosità del manufatto va unita assolutamente alla preziosità del materiale stesso. Scusate un secondo. Ok, posizionato perfettamente. Dicevo, la preziosità del materiale eburneo in avorio si unisce alla bellezza del manufatto, alla preziosità dell'intaglio, ma soprattutto è avorio fossile, è avorio derivante da una zanna di bambù. Ma ci pensate quanti anni ha un pezzo di avorio simile? La dimensione è incredibile, perché è di quasi 30 centimetri nel punto più alto, e il materiale si presta davvero alla rappresentazione, sia da un punto di vista dell'intaglio, ma anche da un punto di vista legato alla struttura del materiale stesso, quindi alla roccia vera. I fossili, sappiamo, sono elementi particolarissimi, sono legati alla natura, sono legati al tempo che passa e che scorre. In questo caso la struttura della zanna, quindi lievemente bombata nella parte esterna e concava invece nell'interno, viene sfruttata dallo scultore cinese, siamo alla fine dell'Ottocento, massimo 1910, poi è difficile andare a definire 1880, 1890, 1910. Qui è la qualità che parla, qui è la bellezza, qui è la qualità dell'intaglio, la fantasia, la varietà, la presenza di diversi personaggi colti in azioni completamente differenti. Ma guardate che meraviglia. Ecco, Vania, rimani un secondo su questa serie di personaggi. Abbiamo un portatore d'acqua rotondo all'interno della sua veste tipica, che sta portando un secchiello con dell'acqua. Al centro invece abbiamo un saggio con un allievo che sta osservando l'arrivo del portatore d'acqua, che probabilmente è appena andato a riempire il suo secchio nel corso d'acqua che scorre nella parte bassa. Ma ci pensate come attraverso un intaglio del materiale lo scultore è riuscito a rappresentare lo scorrere di un fiume che dalla caverna nella parte retrostante all'opera sta scorrendo e arrivando, passando proprio di fronte a questa scena. Un corso d'acqua animato, oltre che dagli aspetti vegetali, anche dagli aspetti più legati al mondo animale. Ecco, Vania, riesci ad andare un pochettino più in basso, perché c'è proprio il numero di telefono e la grafica che va a coprire queste papere. Volevo farvi notare, amiche ed amici, proprio la presenza di questi tre
animaletti, queste tre papere. Qui abbiamo la presenza della natura, della roccia, gli elementi vegetali, gli elementi animali che poi lo ritroviamo anche nell'ultimo livello con un piccolo airone nella parte alta, con un becco acuminato. Vania, ti ricordi dov'era? Dai, andiamo a mostrarlo perché è meraviglioso. E qui, scusate se siamo un po' traballanti, ma tenete presente che è difficilissimo andare ad inquadrare dei dettagli simili, perché stiamo parlando di pochi centimetri nei dettagli, stiamo parlando di dettagli millimetrici. E guardate questo airone con il becco acuminato, non è assolutamente inglobato nella struttura, ma è a 360 gradi. Io posso passare dietro con, guardate, ve lo mostro, anzi, prendiamo questa fascettina, così. E il foglio penso di non riuscire, ma di farlo cadere, anzi. Con la fascettina, adesso appoggio il microfono, e vi ho mostrato com'è a 360 gradi l'animale, l'airone. Insomma, qui abbiamo un maestro. Qui abbiamo un maestro legato all'arte scultorea dell'avorio. Un genere particolare, ma guardate che meraviglia, il padiglione con il tipico tetto a guglie nel padiglioncino, nell'ultimo livello. Chi è stato in Cina potrà anche recuperare proprio il tipico paesaggio cinese. Io, ad esempio, sono stata nella zona di Guilin quest'estate, sono andata anche in vari altri luoghi, e questa presenza di rocce vive, di rocce dalle forme completamente diverse rispetto a come noi conosciamo il paesaggio nelle nostre zone, ma è proprio questo il bello di queste opere, che ci portano in un mondo magico, in un mondo lontano, in un mondo, il mondo dell'estremo oriente, popolato da questi personaggi che il nostro scultore riesce a rendere nelle diverse espressioni, nelle azioni differenti. E guardate che meraviglia come il nostro scultore riesce a sfruttare il materiale anche nella parte sinistra, ad esempio, per ricreare l'effetto della roccia stessa. Qui i nostri saggi sono, ben pensate, cinque personaggi colti nello studio di questo rotolo srotolato su un tavolino e descritto dal personaggio al centro, che con l'indice della mano sinistra va ad evidenziare le diverse porzioni. Il personaggio in primo piano mi fa davvero impazzire, perché è il ritratto della serenità. Osservatelo con le gambe incrociate, nella mano sinistra una tazza di tè che sta per essere bevuta. Ma poi il bambù, guardate il bambù stesso, che meraviglia! È meraviglioso, reso nelle diverse canne che vanno poi ad incorniciare le singole scene, quasi fosse una quinta teatrale, ci va ad introdurre, noi andiamo ad essere introdotti nella scena stessa. È firmato, e qui lo notate bene nella parte destra, dove troviamo la firma del nostro scultore. Vi lascio meditare, perché un pezzo di avorio fossile di questo tipo, cinese, meraviglioso, necessita delle dovute riflessioni. Passiamo dalla lavorazione dell'avorio orientale a una proposta invece per i collezionisti di avori occidentali, con questa serie di quattro apostoli.
una serie di quattro apostoli, li vediamo Sant'Andrea con la croce ad X, proseguiamo con San Giovanni, San Tommaso e San Giovanni, San Giacomo, scusatemi, San Sant'Andrea con la croce ad X, San Giacomo, San Tommaso e San Giovanni Evangelista. Li vediamo raffigurati con un vigore da uno scultore tedesco del Settecento che con vigore va a rappresentare i tre apostoli dalle fisionomie diverse, una cura ad esempio nella rappresentazione delle barbe. Guardate che meraviglia i nasi, così diversi nei tre volti. Le sopracciglia, l'espressione. Sant'Andrea ha un'espressione molto decisa. Osservate lo sguardo del santo, deciso. I baffi definiti quasi uno ad uno, le labbra chiuse. Il panneggio. Il panneggio è davvero importantissimo, perché purtroppo effettivamente dovrei avere uno sfondo nero, comunque un grigio scuro, per permettervi una visione migliore, perché qui abbiamo i quattro apostoli e avorio d'elefante, assolutamente. Vorrei mostrarvi anche la cura che lo scultore ha riservato sui 360 gradi della scultura. Sono sculture che i nostri collezionisti sicuramente ameranno. Il basamento è l'ultimo dei problemi, è assolutamente possibile creare un basamento più elegante di questo. Quattro sculture in avorio, quattro sculture in avorio, sculture tedesco del Settecento. Vi lascio ora con Federico, perché ancora abbiamo tante richieste per le opere. Davvero questa sera vi state concentrando su svariate proposte. Questa sera abbiamo deciso di portare alla vostra attenzione sculture in avorio, in terracotta, in marmo, in bronzo dorato fino all'argento, la splendida zuppiera in argento. Allora, grazie Margherita per questa esaustiva spiegazione degli avori. Tra l'altro abbiamo grossi progetti relativi al mondo delle porcellane, degli avori, degli argenti. Abbiamo moltissime richieste per questo stupendo centro tavolo, questa zuppiera legumiera del maestro orafo napoletano Avoglio, che la firma. Voglio parlarvi però di Nicola Bertuzzi, detto Lanconetano, autore di questo bozzetto, maestro nato nel 1710, allievo del Bigari a Bologna. Entriamo a vedere la teatralità tutta barocchetta di questa composizione, che ci evidenzia un tocco rapido, pittorico. Vedete il movimento libero del pennello del maestro, che pensate nel 1735 aveva vinto il primo premio al concorso di pittura dell'Accademia Clementina, della quale fu in seguito membro e più volte direttore. L'opera è accompagnata dalla perizia del professore Egidio Martini, che la definisce di eccezionale qualità e che la connota come bozzetto preparatorio per un'opera naturalmente più grande dimensionalmente. Dietro a Ceralacche è un quadro da vedersi sul retro e sul fronte. Questa scena storica, costruita lungo una diagonale. Lo mostriamo dopo sul retro, perché alcuni, allora, alcuni clienti decidono vederlo. Allora, ricordiamo nel frattempo che alla Pinacoteca Stuart di Parma abbiamo un ratto di Proserpina, mentre al Circo Museo d'Arte di Modena è esposta una tela raffigurante, un'Immacolata, che ci consentono di capire i riferimenti. Allora, vi faccio vedere subito il retro del dipinto, che come l'amico Francesco ci ha indicato è sempre bene osservare. Ecco, qua abbiamo una Ceralacca del 1914, collection, una grande collezione Derof. Abbiamo poi dei timbri russi, per cui un'opera che ha avuto una storia collezionistica internazionale.
Margherita, la richiesta economica per il nostro Bertuzzi è di 7.500 euro. È un maestro che va collocato in quella scia di pittori briosi, di tocco, come possono essere Sebastiano Ricci, come possono essere Tiepolo, che condividono questo pittoricismo con il nostro allievo. Chi volesse portare in collezione un quadro inequivocabile, certo, assoluto, la misura è naturalmente facile da collocare anche nelle collezioni più importanti dei nostri amici da casa, perché con la cornice di 36x46, vi dicevo, Tiepolo Ricci, ma anche Tiziani, i maestri che naturalmente Bertuzzi osservò durante il suo viaggio in Laguna. Purtroppo abbiamo dei problemi con la messa in onda dei riferimenti. Abbiamo ricevuto dall'amica Marisa da Treviso, che saluto e la quale mando un bacio, ho avuto un piccolo incidente d'auto, spero che tutto si sia risolto, doveva venire a Bergamo, invece è rimasta a casa, poi mi racconterai domani Marisa, ci ha mandato una foto bellissima di Venezia, purtroppo non riusciamo a metterla in onda, allora andiamo a vedere le nostre Venezie in realtà, perché visto che ti sei appassionata di Venezia, perché non portare in collezione una bella Venezia. Numero 9, abbiamo Vincenzo Chilone, che è uno dei grandi interpreti del XIX secolo, nel gusto, purtroppo è un po' inclinato, vediamo di raddrizzarlo, nel gusto canalettiano, quindi molto attento alla prospettiva. Aspetta, facciamo una cosa, te lo tolgo così riusciamo molto meglio. Allora, questo è il Ponte di Rialto, pittore molto luminoso, ben distinguibile, tutta la resa prospettica dei monumenti, pittore accademico. Pensate, quello che per lungo tempo fu l'unico ponte sul Canal Grande di Venezia, un ponte che abbiamo conosciuto attraverso le opere di Vittore Carpaccio, che ce ne dà una raffigurazione ancora quando sulla fine del 400 era ligneo. Questo è il progetto che nella seconda metà del 500 realizzò un unico arco, molto più facile anche per il trasporto e il passaggio delle imbarcazioni, e che vinse il concorso rispetto a quello di Palladio, che abbiamo visto invece ripetuto con tre archi e con una struttura più classicheggiante. Chilone è un maestro estremamente luminoso, analitico nella prospettiva, didascalico nel racconto di queste figurette strepitose lungo non solo il Canal Grande, ma che anche si possono trovare nel gusto canalettiano, lo ripeto, sulle due sponde di uno dei canali più belli del mondo. Chilone è, con Brosato e Bison, uno dei tre grandi interpreti del vedutismo veneziano ottocentesco nel gusto, ancora lo ripeto, canalettiano, che è un gusto prospettico, analitico, figlio dell'illuminismo, per cui vedete prevale il disegno, permane l'interpretazione esatta, acuta della realtà, che poi i viaggiatori volevano portarsi quale ricordo nel loro, o alla fine del loro Grand Tour. Abbiamo poi invece quell'altro, il numero 8, che presentiamo come seguace di Giacomo Guardi, ha una perizia che lo attribuisce a Giacomo Guardi, del professor Malagutti, sul retro del dipinto. Noi diciamo seguace, così non abbiamo alcun equivoco, e tra l'altro la richiesta economica naturalmente è vantaggiosissima per voi, perché è contemplata sotto il nome di seguace, anche se abbiamo la perizia del professor, professor Malagutti Enos qui di Milano. Si tratta della chiesa di San Giorgio Maggiore. Quello che mi importa mostrarvi è il nuovo linguaggio che Francesco e Giacomo Guardi andarono ad introdurre a Venezia nella fine del Settecento, che è alternativo al vedutismo preciso, illuminista, realizzato con la camera ottica di Canaletto e Bellotto. Questo è invece una pittura di tocco, dove le macchiette si evidenziano con una grande velocità, dove ormai i maestri, con un gusto a mio avviso preromantico, sanno molto bene interpretare quello che è il collasso, la fine della Repubblica Veneta in pittura. E poi abbiamo il numero 3, è l'ultima delle nostre Venezie, Marisa, per cui ti abbiamo dato un bel Ponte di Rialto di Chilone strepitoso, il seguace di Guardi, al numero 8, Giacomo Guardi,
E poi, qualora tu invece volessi un'opera a 2.800 euro, davvero affascinante, giocata su queste tonalità rosate, che sono un po' quelle che tu mi hai mandato nella tua fotografia poc'anzi, dove prevale lo spirito romantico. Qui siamo a metà dell'Ottocento. È la Venezia degli Ippolito Caffi, è la Venezia dei Querena, di quei pittori ormai romantici, che raccontano le vicende interpretandole sentimentalmente. Ed ecco una luce rosata del tramonto, un po' come quello che mi hai mandato tu, accendere con senso poetico le facciate dei palazzi, la maestosa Basilica Palladiana, che, lo ricordo, da pochi anni non possedeva più quella meravigliosa opera di Paolo Veronese, Le nozze di Cana, che Napoleone aveva trafugato e che oggi, amici telespettatori, potete osservare al Museo del Louvre. Si trova, tra l'altro, Marisa, qualora tu andassi, di fronte alla Gioconda, per cui è nella sala principale del museo. È una un quadro strepitoso. A 2.800 euro, però, non solo Marisa, ma tutti gli amici che amano la pittura del XIX secolo, che vogliono portare in collezione un gioiellino, credo che quest'opera, tra l'altro, osservandola con la lente, potrai notare una miriade di figurette sulle imbarcazioni a vela, sui galeoni, sulle gondole, ma anche lungo l'isola di San Giorgio Maggiore, che vediamo qua in una struttura molto molto analitica, perché non solo i singoli passaggi degli edifici, ma ugualmente tutta la darsena con quel edificio, vedete, verticale, questa torre probabilmente era la lanterna o comunque un elemento che serviva per osservare, per indicare la navigazione. A 2.800 euro, neanche l'opera di un pittorello uscito oggi da una qualsiasi accademia potrebbe essere così vantaggiosa. Siamo in diretta, sento ancora Margherita impegnata con molti molti telespettatori. Io vi porto, abbiamo due telefoni insieme, insomma, quando la trasmissione parte e... Allora, ricolleghiamoci alle vedute di Venezia. Numero 3, a 2.800 euro abbiamo l'isola di San Giorgio Maggiore. Qualora voleste le dimensioni, naturalmente, Margherita ve le darà con grande esattezza. Poi, al numero 8, soltanto la mia prudenza di studioso e molto cauto attribuzionista mi porta a definire l'opera come quella di un seguace di Giacomo Guardi, anche se abbiamo una perizia che vi faccio vedere del professor Enos Malagutti, che definisce l'opera, il dipinto olio su tela 29x23 a terga fotografato, raffigurante la veduta di San Giorgio, eseguito a toni rosati e azzurrini a pennellate di tocco, e a mio parere opera certa di Giacomo Guardi, dipinta intorno al 1810. Noi, a scanso di equivoci, ve la presentiamo a 7.000 euro come seguace di Giacomo Guardi, un gioiellino che riporta, vedete, il modo comunque di dipingere dei Guardi, perché Guardi ebbero, Francesco e Giacomo, uno straordinario successo alternativo a quello di Canaletto e di Bellotto. E poi la terza che vi presentiamo è la numero 9, è invece il Ponte di Rialto di Vincenzo Chilone, anche qui siamo nel XIX secolo, entriamo nel quadro perché non si può vederlo così storto. Nasce a Venezia nel 1758, 25x32, è stato di conservazione eccezionale, esce dalla bottega di Sant'Ebosello, come maestro ebbe anche Canaletto, per cui qui portate in collezione un maestro. Marisa, questo con una bella cornicetta dovrebbe essere il dipinto per te, visto che hai nel cuore Venezia e chi non l'ha come te. Guarda le figurette, guarda gli incontri lungo le calle, guarda le imbarcazioni, le gondole che escono dai singoli rii. Ricordo, si era formato poi a contatto di Giovanni Antonio Canaletto, detto appunto il Canaletto, e aveva aderito ai suoi modi
di dipingere con questa grande precisione prospettica e qualità estetica che talora suscitarono addirittura difficoltà attributive. Iniziò ad esporre le sue opere all'Accademia di Belle Arti, di cui fu membro dal 1824. Lo ripeto, insieme a Bison e Borsato, è uno dei grandi interpreti nella prima metà dell'Ottocento e anche alla fine del Settecento del modello canalettiano. Abbiamo due opere identiche che si trovano alla Shipley Art Gallery a Gestad in Inghilterra, dove sono raffigurati da una parte il ponte di Rialto che qui vediamo, una delle più belle, dei più belli edifici della Venezia cinquecentesca. Pensate, fino all'Ottocento fu l'unico ponte che consentiva il passaggio da una parte all'altra del Canal Grande. Era stato l'architetto autore di quest'opera, Antonio da Ponte, il vincitore di un progetto al quale avevano partecipato anche lo Scamozzi e il grande Palladio. E infatti abbiamo un dipinto, ecco qui, che ritornare canaletto, che raffigura il progetto di Palladio. Amici, per cui avete una grande possibilità di scelta tra i chiari colori e l'intensa luminosità di Vincenzo Chilone, al numero 9, vi do anche la cifra perché Margherita la sta riferendo ai clienti, ma io non ve l'ho ancora detta, che è di 9.500 euro. Poi a 7.000 euro abbiamo dipinto di un seguace, o attribuito, possiamo anche dire attribuito a questo punto, a Giacomo Guardi con perizia professor Malagutti, e poi a 2.800 euro la veduta di San Giorgio. Ma mi sposto ora, parlando di Canaletto di Inghilterra, alla grande scena, al numero 1, che sta riscuotendo molto interesse. Un abbraccio agli amici Adriano e Barbara. Barbara, sono stata a Cracovia, bellissima come sempre, la città polacca dove si trova anche la Cecilia Gallerani di Leonardo da Vinci. Andiamo a vedere, poi parleremo di Cracovia, parleremo di tutta la bellezza dell'arte che dovunque si vada, anche come il sottoscritto ha fatto negli Emirati Arabi con il museo di Abu Dhabi, si trova, perché l'arte è il tesoro della nostra civiltà, lo hanno capito anche coloro che avevano nel petrolio la loro grandissima e straordinaria ricchezza. Una volta terminato il petrolio rimarrebbero senza nulla, e allora ad Abu Dhabi con 100 milioni di euro hanno noleggiato per 10 anni le opere dal Louvre. Quindi ora Abu Dhabi è sede di un grandissimo museo, questo muoverà anche l'interesse di tutti i collezionisti del Middle East, per cui attenzione, italiani come i cinesi si stanno sempre più avvicinando alle nostre opere, l'abbiamo visto ieri qui in galleria, abbiamo preparato il sipario, stiamo preparando naturalmente le trasmissioni da casa nostra, grazie a tutti per questo sogno che si è realizzato, è entrato un cinese, ha acquistato un bellissimo bronzo. Insomma, l'arte è un patrimonio dell'umanità, voi con poche migliaia di euro, chi volesse addirittura andando a dilazionarlo con delle cifre ridicole quotidiane, potrete iniziare una collezione che prima di tutto dovete vedere come elemento di soddisfazione intellettuale, di soddisfazione emozionale, il cosiddetto dividendo estetico. E siccome queste opere non mangiano, non bevono, non deperiscono, alla fine della vostra vicenda collezionista, che vi auguro la più lunga possibile, vostra, dei vostri figli, dei vostri nipoti, ma qualora voleste cambiare opere o alienarle, questi dipinti a queste cifre, sappiate, costituiranno dei soldi che corrisponderanno veramente a quello che lo avete pagato. Spesso accade di vederlo quotidianamente una volta rimessi in vendita. Per cui andate sicuri, già il fatto di possedere opere d'arte non ha prezzo, in più le pagate come volete, quando volete e soprattutto molto molto bene. Allora, alle mie spalle andiamo a vedere la grande raffigurazione dove questo rapace repentinamente si intromette in una campagna inglese del Settecento. L'opera è attribuita a Francis Barlow, un maestro nato nel Lincolnshire nel 1626 e morto a Londra nel 1704, per cui, perdonatemi, è del 600. Siamo con una richiesta di 9.000 euro con la cornice 131x183. Guardate la bellezza di questi volatili che sembrano ripercorrere le tradizioni dei grandi modelli fiamminghi di Melchior de Hontecoeter, così come anche di un altro specialista, questa volta inglese, di Marmaduke Cradock, che per primo seppe realizzare opere molto vivaci. E la vivacità di quest'opera
penso, amici, sia evidente a voi tutti, perché non soltanto è analizzata con grande attenzione la realtà naturale di questa bassa corte di volatili con il gallo, i pulcini, le galline, ma soprattutto con grande teatralità è resa l'atmosfera della scena, vedete che viene immediatamente animata dal volo di questo bellissimo rapace con le ali spiegate. Una leggera foschia sullo sfondo chiude l'orizzonte. Tra l'altro stiamo parlando di un maestro che si trova con sue opere al Victorian Albert Museum, alla Tate Gallery, oltre che al Yale Center for British Art a New Haven. Fu così abile nella resa degli animali che venne chiamato ad illustrare le tavole per la Teofilia del poeta Edward Benlow e le incisioni per la traduzione di Ogilvy delle fiabe di Esopo. 9.000 euro soltanto è la richiesta per questa grande natura viva con aquila e animali da cortile attribuita a Barlow. Allora, abbiamo tutte le linee impegnate. Che bella la trasmissione così. Siamo in diretta a 9.000 euro. Poi, signori, qui ho una scultura straordinaria in marmo che non è che mi sia dimenticato, ma che questa sera non voglio presentare. Questa sera non voglio presentare. È qui. È qui per gli amanti della scultura dell'alta epoca, gli amanti delle opere uniche ed eccezionali. Non credo la rivedete neanche più, credo di portarla poi a Modena. Però chi volesse potrebbe chiamarci e cogliere l'attimo. Allora, andiamo dall'altra parte dello studio, salutiamo Vallù, 1730, firmato e datato, opera di colui che fu il ritrattista ufficiale della corte, prima sabauda e poi francese e spagnola. Abbiamo visto la tela numero 7 a 3008, ha molto interesse, la collezione delle Venezie, poi le terracotte a 2.900 euro, abbiamo Sant'Antonio da Padova, policromo magnifico, il nostro San Rocchino da collezione del 600 in legno, policromo, e la scultura raffigurante la Sacra Famiglia del 600 policroma, un bellissimo gruppo anche questo di scuola emiliana. Poi risentiremo la voce di Giuliano per quanto concerne il trittico firmato Clodion, datato 1862, una meraviglia in bronzo dorato. Un altro l'abbiamo visto prima a New York, 45.000 euro, novembre 2014. Poi andiamo dall'altra parte dello studio, perché poi avremo proprio 5 minuti velocissimi con Margherita di lettura di tutte le opere. Voglio farvi vedere l'altra parte della parete, dove compare un Franz Borghese. Saremo in onda martedì sera, grande successo al nostro stand non solo di antico ma anche di moderno e contemporaneo, dalle 21 alle 24 col dottor Dario Picco. Io mi sposto però dall'altra parte dello studio, dove incontriamo, anche questo, pensate, qui non abbiamo mai presentato sostanzialmente questa parete. Insomma, la trasmissione è così ricca di chiamate e suggestioni che la fate voi, grazie. Qui siamo agli inizi dell'Ottocento e un maestro che recupera i modelli antichi. Sacra Famiglia, bella, maestosa. La richiesta economica è, allora vado un attimo. Margherita, mi può assistere un attimo con una panoramica rapida delle opere che ancora non ho presentato, come 3.800 euro questa Sacra Famiglia, oppure come la bambina con fiori di Pompilio Seveso, questo maestro lombardo accademico di Brera, che osserva nella sua pittura Bazzaro, Carcano, ma anche i grandi divisionisti, Longoni in primis, con il suo pittoricismo, a 3.600 euro. Io trovo magnifica questa fanciulla, che trasmette una pace interiore, una sensazione emotiva ed ugualmente una tecnica divisionista molto, molto moderna, perché naturalmente deriva dal puntillismo francese. E poi abbiamo tutta una carrellata di opere di carattere
orientalista, una più interessante dell'altra. La prima a 2008 è la numero 19, tra l'altro firmata, guardate che bella la matericità di questo quadro. Amici, a 2800 euro, qui voglio un gallerista del XIX secolo. Tra l'altro firmata, non ho capito chi sia il pittore, fate anche tombola. Chissà, magari un francese. Guardate la sensualità della fanciulla, giocata su un fondo a tocco di colore, lo vedete? Materico. Una sorta di non finito pittorico che però diventa analitico nei riflessi d'oro sugli orecchini della fanciulla, sul turbante e sull'abito della stessa. Quadro di grande interesse che vi stiamo presentando. €2800. Poi a 4,5 una veduta di Istanbul favolosa. Ecco, nel mio peregrinare di questi giorni sono stato a vedere questo museo, il Museo Toccapi, che è la residenza dei sultani ottomani dal 1400 fino sostanzialmente ai primi del Novecento, un sultanato molto importante sotto mille aspetti. Basti ricordare che Giovanni Bellini ritrae uno dei vari sultani ottomani. Le basiliche di Santa Sofia, la moschea blu, denotano e completano il corno d'oro che appunto si affaccia sul Bosforo. Una veduta molto rara, anche questa a €4500, un'offerta da non perdere. Federico, sì? un'informazione, abbiamo riservato il dipinto al numero 1. Allora, molto bene. In conferma allora il barlo, andiamo a suonare la nostra campanella, praticamente abbiamo svuotato questo settore del dipinto, della nostra pittura, allora andiamo a... No, Federico, è il numero, non è il barlo, è il Clemente XIV. Ah, scusi, non avevo capito. Allora, il Clemente XIV. Allora, andiamo a confermare il pontefice in un grande ritratto aulico che mostriamo. Complimenti, allora, per la conferma di Clemente XIV, colui che diede origine al Museo Pio Clementino. Margherita, si prepari con una delle sue più veloci, assolutamente solo prezzo e opera panoramiche. Manca poco, ma ancora sono molti i collezionisti al nostro seguito. Andiamo a trovarla di fronte al barlo, ecco perché mi ero confuso tra le due opere. Il barlo è il numero 1 dove troviamo Margherita, in conferma il numero 14, complimenti vivissimi. Allora, torniamo in diretta, Margherita rapidamente, manca poco, siamo a Bergamo tutta la settimana e il prossimo weekend. Abbiamo uno stand di contemporaneo e moderno, il moderno e il contemporaneo ritorna martedì sera dalle 21 alle 24. Per viaggiare in un viaggio straordinario tutto l'anno, Arte è tout court a 360 gradi, con voi, insieme a voi, la passione, il desiderio di arricchire le proprie collezioni. A voi, Margherita. Grazie Federico, ben buonasera. Abbiamo davvero una quantità di opere da presentare. Innanzitutto il Barlow, Vania entra bene, perfetto. 9.000 euro la richiesta, tavolo Fratino, legno di noce intagliato e con una serie di quattro saette che vanno a congiungere le traverse e sostenere il piano, 5.005. Passiamo poi al numero 3, questa veduta di Venezia, una veduta dell'isola di San Giorgio, una veduta atmosferica, una veduta dove l'atmosfera di Venezia sospesa in un tempo intangibile, proposta €2800. Passiamo poi al ritratto di Van Loo, il ritratto di bambina realizzato da Van Loo. Van Loo che firma oltretutto e data l'opera in basso a destra. La richiesta in questo caso è di €16.000, opera datata 1730. €16.000. Il numero 6 invece una sorta di regalo che vi vogliamo fare, una provocazione per vedere se siete al nostro ascolto. €1800.
1800, datato luglio 1824. Al numero 7 invece scuola emiliana del 600, una sacra famiglia, una scena di riposo durante la fuga in Egitto. La richiesta in questo caso è di 3.800 euro, 3.008. Passiamo poi appunto al numero 8, questa veduta da riferire al mondo di Giacomo Guardi, la perizia del Malagutti, e la richiesta è di 5.500 euro. Pensate, lo stesso soggetto dell'isola di San Giorgio, come è rappresentato, che varietà nella rappresentazione che troviamo tra il numero 3 e questa invece veduta. Al numero 9, qui colgo l'occasione per salutare il nuovo amico che mi ha chiamato poc'anzi, dipinto di Vincenzo Chilone, il Ponte di Rialto, la richiesta in questo caso è di 9.500 euro, 9.500, un vero e proprio gioiellino di 25 centimetri per 32,5, 9.500, è anche storto, maledizione, Vincenzo Chilone. Passiamo poi al Sant'Antonio da Padova, un Sant'Antonio che ha tra le braccia un bambin Gesù, raffigurato in atto benedicente con in mano un globo terrestre. La richiesta per la splendida terracotta del 700, policroma, è di 2.900 euro, 2.009. Il nostro San Rocco invece scultura linea policroma. Assolutamente, assolutamente, un saluto davvero personale all'avvocato Alessio che ci sta guardando, a Barbara e ad Adriano che da Modena seguono la nostra trasmissione. Un bacione a tutti. Torniamo al nostro San Rocco, scultura linea policroma, accompagnata dal suo fedele cagnolino. La richiesta in questo caso è di 1.800 euro, 1.008. La Sacra Famiglia invece emiliana, anche questa la collochiamo cronologicamente al 700, terracotta policroma e poi il meraviglioso trittico in bronzo, la star della serata, il trittico in bronzo meraviglioso con le diverse figure, i candelabri ad 8 luci sorretti dalle splendide figure di baccanti, figure femminili studiate e poste sull'alto di questi sostegni plinti in marmo nero, il bronzo dorato meraviglioso. Clodion 1862, siamo nel mondo, nel periodo di Napoleone III, come stile la meraviglia di queste figure danzanti, di queste figure la cui staticità è davvero impercettibile, infatti sembrano in continuo movimento nella danza. Direi di passare poi, perfetto, una bella visione di tutti gli elementi del trittico e andiamo poi ad inquadrare la zuppiera. Una zuppiera in argento, l'argentiere è il napoletano Avoglio, siamo tra gli anni 30 e 40 del Novecento. Il peso è 6 kg e 500 grammi, 6 kg e mezzo. Bellissima nella sua struttura, tipiche sono le figure relative al mondo mitologico e marino. Qui abbiamo una figura femminile pinnata, una figura maschile sempre. Ecco, la figura femminile è voltata, ma nel caso in cui me lo richiediate assolutamente mostriamo subito il volto. Argento, 800 su 1000 al titolo, 6 kg e mezzo, che altro dire, solo invitarvi alla prenotazione perché è un pezzo meraviglioso. Vi invito altresì a consultare gli esiti d'asta del nostro Avoglio e ne rimarrete piacevolmente stupiti nella bontà della nostra richiesta economica. Zuppiera argento firmata e marchiata dall'argentiera Voglio, siamo a Napoli
negli anni 30-40 del Novecento. Un bel balzo indietro nel tempo invece ci permette il nostro Bertuzzi, che realizza il dipinto ovale raffigurante una scena storica periziata dal professor Egidio Martini. 7.500 euro è la richiesta, 7.500. Con il numero 11 invece la presentazione al Tempio, una tavola di scuola toscana del 500 del XVI secolo, del XVI secolo. Toscana, la bellezza, un episodio particolare, e qui non mi potete assolutamente dire: Margherita, non ho il posto, non so dove metterla, perché un'opera, uno spazio di 34 centimetri per 21, vi sfido a non trovarlo, vi sfido a dirmi no, non trovo il posto per questa tavola. Questa tavola va prenotata, perché una tavola del 500 toscano a 3.800 euro, non so come fare a riproporvela, non so come fare. Coglietela l'occasione, coglietela, perché poi ne rimarrete contenti. Il monogrammista Wu, un altro pittore riconoscibile nel suo stile, nella sua descrizione cromatica. Passiamo poi al Bottani. Il Bottani è un altro pittore cremonese che è stato un vero e proprio piacere studiare. Una vergine orante, ma guardate il volto della Madonna, gli occhi nocciola, gli occhi con delle meravigliose iridi color nocciola, un tocco di luce ne va ad animare l'occhio gonfio di lacrime. L'occhio sinistro è meraviglioso, sta per scendere una lacrima che andrà a rigare il volto della Vergine, una preghiera verso l'Altissimo, una preghiera verso il Padre e il Figlio. Meraviglioso. Poi, facendo i confronti, studiando le opere del Bottani, prima tra tutte, esempio maggiormente da prendere in considerazione è la tela del Met, del Metropolitan di New York. Quando vi proponiamo delle opere i cui corrispettivi sono al Metropolitan di New York, io non ho dubbi su che cosa fare su tavola. Vi ricordo anche la misura, che è di 50x41 nella tavola, 80x68 nella cornice. Questa è una tavola del Bottani di metà Settecento. Il riferimento al Metropolitan, c'è una pala di Bottani al Metropolitan. E voi potreste avere in casa un'opera del medesimo autore esposto in uno dei più importanti musei al mondo, il più importante probabilmente degli Stati Uniti, quello di Washington. Ad Ars Antiqua, domenica, sono le 9:10 e noi proponiamo un dipinto esposto, un dipinto la cui opera del Bottani è a New York. Io non lo so, qual è il dubbio, che cosa vi frena? Un volto così bello, un occhio che potrebbe parlare. Vania, riusciamo a fare un'inquadratura solo degli occhi, dello sguardo, questi meravigliosi occhi nocciola. Ma nel momento in cui li guardate, nel momento in cui incontrate questo sguardo rivolto verso l'alto, velato dalle lacrime, questi sono occhi umidi, sono occhi da cui stanno per scendere le lacrime d'amore della Vergine Maria. 7.000 euro il nostro Bottani su tavola,
E vi dirò di più, è anche conservato in maniera esemplare. È anche conservato in maniera davvero esemplare. Bottani abbiamo visti, i confronti, basta, non vi tedio più con questo dipinto. Voglio che siate voi a percepirne la bellezza. Voglio che siate voi ad acquisirne la consapevolezza della validità di un'opera simile. Franz Borghese, l'abbiamo appeso in altissimo, ma ahimè questi gancetti sono da regolare ogni volta. Franz Borghese è uno dei maestri, non ci sono ulteriori parole. Franz Borghese proposto a 6.500 euro, cavoli, quanti riflessi sul nostro dipinto. Vi invito a vederlo dal vero, via Pisacane 55 o al 57, e vedetele dal vero le opere, vedetele dal vero, osservatele, guardatele, abbiate l'opportunità, regalatevi questa opportunità di vedere le opere dal vero, è l'unico modo per percepirne e capirne l'essenza. Numero 16, invece, una Sacra Famiglia purista, siamo nell'Ottocento, e la richiesta in questo caso è di 3.800 euro. 3.800. Al numero 18, invece, Pompilio Seveso, siamo nel mondo legato al divisionismo, con questa splendida bambina in un giardino fiorito, la richiesta è 3.600 euro, 3.600. Col numero 19 invece il mondo dell'esotico, il mondo del Vicino Oriente, il Nord Africa, la zona meravigliosa, qui è probabilmente un'odalisca, una schiava, così detta la schiava turca, ma in questo caso è lo splendido corpo, la femminilità esposta di questa odalisca. Un corpo che possiamo ammirare anche ed esaltato dal pittore proprio per la giusta posizione di questa splendida pelle scura, i capelli scuri, ed è esaltato da quei due cerchi d'oro alle orecchie, e il massimo dell'esaltazione delle forme del corpo femminile e della bellezza di questa pelle scura è data dal tocco bianco del drappo che ne va a coprire in parte la nudità, da questo turbante portato sulla testa che ne cinge il capo e ne esalta la figura che emerge da questo sfondo non uniforme, ma bensì ci fa presagire uno sfondo diverso. La richiesta è di 2.600 euro, 2006. Istanbul, veduta, un esempio storico, un documento storico, anzi, della città di Istanbul, 4.500 euro, 4.500. La coppia, invece, di tele di soggetto sempre orientalista, datato 1856 e firmato in basso a destra Mirud, sono proposti nel Pandan a 5.500 euro, 5.500. Ars Antiqua, adesso con Federico, vi saluta per il termine della trasmissione, io vi saluto, vi aspetto al telefono, ma da domani mattina vi aspetto in galleria al 55 di via Pisacane e al 57 sempre della stessa via Bergamo, fino al prossimo fine settimana con uno stand stratosferico. Grazie Margherita, un stand davvero che vi invitiamo a visitare, chiamateci, vi faremo trovare i biglietti all'ingresso. Come è di grandissima eleganza, sontuosità, degno del più rinomato bronzista francese del Settecento, Clodion, che qui è l'interprete iconografico dell'opera, realizzata nel 1862, invece in epoca Napoleon Trois, questo trittico in bronzo dorato, due cariatidi, candelabri a otto bracci
le menadi danzanti tratte dal modello di Clodion che si trova al Louvre. Vi ho fatto vedere a 45.000 euro il medesimo trittico in asta a New York. Manca pochissimo, avete davvero acquisito opere molto molto interessanti. Vi voglio indicare ancora per un attimo questi due oggetti, i quattro apostoli, i quattro santi tedeschi del Settecento in avorio a 4.008, così come l'avorio fossile a 2.800 euro, una scultura favolosa. Al numero 7 abbiamo avuto diverse richieste per quella Sacra Famiglia bolognese del 600 a 3.800 euro. Fino alla fine siamo con voi, manca pochissimo. Sentiamo cosa vuole vedere o sapere questo amico. Guardi, gliel'ho detto, non ne ho più. Siamo in diretta a 3.800 euro. Abbiamo poi visto Vallù, questo maestro dei corte francese, 1730, firmato e datato. Colui che ritrasse non solo i reali di Francia e di Spagna, ma anche di i Sabaudi, i figli di Carlo Emanuele III. Andiamo a vedere, poi abbiamo avuto gli arredi, questa sera non li abbiamo descritti, ma evidentemente li potete osservare, questi due comò del 600, uno lombardo con le cornicette nere, quell'altro bergamasco del primissimo 600 intagliato che vi stiamo presentando. Poi le due Venezie che sono aggiunte quella al numero 3, quella del seguace di Giacomo Guardi, il numero 8, il Vincenzo Chilone al numero 9, 7.000 e 9.500 le rispettive richieste. Come molto interesse ha suscitato Sant'Antonio, io mi auguro che domattina uno degli amici magari di Padova che ci segue non lo perda, è una terracotta del 700, ottimo stato di conservazione, tranne qualche naturalmente segno del tempo, la bocca socchiusa, l'espressione assolutamente assorta di colui che dal Portogallo via Marocco e Sicilia giunse a diffondere l'ordine di Francesco incontrato nel 1221 ad Assisi nel tutto l'area veneta. 2.900 euro se ricordo bene a memoria, così come molto interesse le due sculture. Andrei a questo punto dall'altra parte dello studio dove grande interesse ha suscitato il nostro centro tavolo in argento, 6,5 kg per l'opera firmata dall'argentiere napoletano Avoglio, siamo nel 30-40 del Novecento, scenografici, le due figure di tritoni, metà umani e metà pesci, che sorreggono poi questa zuppiera sormontata da un putto che cavalca un pesce. È un grande argentiere, siamo in diretta, a questo punto mi dicono mancare soltanto un minuto e allora Vania, ringrazio te la telecamera, ringrazio Margherita naturalmente ai telefoni e compagna di questa bella serata, ringrazio il direttore che è stato in studio con noi, salutiamo Francesco Dario da Bergamo dove vi accoglieremo da domani pomeriggio, tutti i pomeriggi, metà stand antico e una parte moderno e contemporaneo, saremo lì fino a domenica prossima. Martedì ore 21 Federico e Dario vi aspettano per il viaggio nell'arte moderna e contemporanea. Per quanto concerne l'antico vi aspettiamo come sempre domenica prossima puntualissimi alle 17. Un abbraccio, un bacione, buonanotte a tutti, a domenica prossima.